Allora, io direi di iniziare perché devo iniziare. Allora, iniziamo. Togliamo questo testo d'inizio. Praticamente sì. Anche quando dovevo badare a mia madre, mi sono portato la Switch, poi si è scaricata. Il problema è che la Switch ha una batteria che dura troppo poco per questi giochi. Sì, Mary, ovvio che ci incontriamo. Io ti apro le porte. Oppure tu apri le tue porte, dipende. Allora, già ti faccio vedere il mio inventario. Io direi ti apro le porte, vediamo se posso. Se hai dei metalli sarebbe cosa buona, perché non ho metalli per costruirti roba. Guardi che bello, qui ci abbiamo. Accendiamolo sto fuoco. Guardi quanta roba. Aspetta, che ti sistemo la telecamera. Guardi. C'è pure la luna, guardi che romantico. Vengi da me che le apro le porte, signorina Mary. Vengi pure. Se è pronta, le apro le porte. Qui c'è sempre. Guardi, vi faccio vedere anche. Ho sbloccato tra altre cose la barra degli strumenti. Che si sblocca. Ho sbloccato poi questa roccia. Cioè, il menu, una striscia di menu più ampia. Ok. Qui c'è Blatero che domani se ne andrà perché già c'è il museo pronto. Già domani avremo un museo. E poi. Allora, intanto vado ad aprire l'aeroporto. L'aeroporto, vado ad aprire le porte del villaggio. Signor Blatero? Se c'è gente, viene gente, signor Blatero. Sì? Ti do il benvenuto? Sì. Aeroporto di Blue Moon. Se potrò cambiare nome, lo cambierò il nome perché mi ero ricordato che devo mettere un altro nome. Era Micoland. Spero che si potrà cambiare, se no, pazienza. Allora, vorrei ricevere visite. Quindi andiamo a ricevere la visita di Mary Kika. Sì. Che incontri gente di un'altra isola? Sì, è la prima volta. Perciò gli avvoltoi legali dicono che devo attirare la tua attenzione su alcune informazioni importanti. È una cosa un po' lunga ma anche molto seria, quindi per favore leggi tutto molto attentamente. Ok. Gioco online e in locale. Le persone con cui giochi online o in locale possono vedere testo e grafica. Ma è ovvio. Come nomi, chat, messaggi. Cioè in pratica ci sta dicendo non disegnate peni. Modelli e altro. Allora, prestate attenzione ai contenuti che condividi con altri giocatori quando giochi online e con loro. Ho capito. Grazie per aver tenuto duro nonostante gli sbadigli. Ora andiamo avanti. Hai in mente qualcuno di un'isola vicina tramite comunicazione locale? No. Qualcuno di comunicazione online. Online, signor Dodo. Online. Sì? Ha mostrato prima che c'era il gioco. Ok, va bene, non si preoccupi. Non condividere. Vabbè. Basta. Ma basta. Non imbrogliare, non comportarti in modo offensivo. Signorina Mary, mi raccomando, non si comporti in modo offensivo e non imbrogli. Il codice di condotta si applica al comportamento in gioco e a tutti. Addirittura. Pizzica. Se il tuo comportamento e i tuoi contenuti verranno considerati una violazione del codice di condotta di intento, potranno essere adottate misure con l'eliminazione dei contenuti dal server o l'eliminazione dell'accesso al gioco. Oh! Premi meno se devi segnalare contenuti e comportamenti inappropriati. Richiamo di attenzione al codice di condotta di intento e rispettare gli altri giocatori. Porca paletta. Lascia che stabilisca la connessione alla cara vecchia internet. Non è cara vecchia. La ringraziamo che ancora c'è. Sai cosa? Lascia stare così. Pa 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 pa.
Salvataggio in corso, non toccare il pulsante power. Oh K, chi vuoi invitare? Come chi vuoi invitare? Ah, c'è anche gente con PIN. Chiederei tutti i miei amici momentaneamente. Io ho una bella applicazione addirittura. Si chiama Contatti e credimi, non troverai niente di meglio in giro. Per installare ci vuole un attimo, quindi potresti tirare fuori. Non tiriamo fuori qua i cellulari. Sì, Mary, un attimino che ancora qua mi sta dicendo tutte le cose qui, Mary, aspetta. Ha già tutto quello che ti senti, basta aprirla quando incontri un amico. Aspetta un attimo, eh? È tutto pronto. Apro il gate. Addirittura il gate. Oh. Aspetta, Mary, ancora non mi trovi. Ecco, Mary. Ora mi trovi. Mi ha fatto qua tutta la tiritera. Quasi quasi mi faceva pentire. Guardi che bello, ci sono anche le cartoline. Le posso mandare anche una lettera, signorina Mary. Vuoi spedire un messaggio? Cioè certo, però il multitasking non è mai stato il forte di Nintendo. Hai ragione. Non chiudere, no. Non chiuderlo. No, tranquillo. La posta la mando dopo. Per adesso lascia aperto il gate. Poi dopo mandiamo una lettera alla signorina Mary. Allora. Oh, qua c'è l'applicazione. Con questa applicazione potrai vedere con quali amici e migliori amici hai giocato. Quando un altro giocatore è tuo migliore amico, puoi sapere quando sta giocando online. Se siete entrambi online, potete scambiarvi messaggi privati tramite internet. Se non vuoi che gli altri sappiano quando sei online, si deve scambiare messaggi per il nero per attivare e disattivare tale funzione. Ok. Richieste inviate, richieste ricevute, amici. Ora non c'è nessuno, siamo. Oh, sta arrivando la signorina Mary. Oh. Isolana, vai, indipendente, Mary, Oblivia. Che bello, aspetta che apro la chat intanto. Ok, qua vedo il viaggio, vedo la partenza. Ecco, l'aereo sta viaggiando. Signorina Mary, ma che aereo ha? Ecco l'aereo che ancora viaggia. Dovrebbe essere adesso in fase di discesa l'aereo di Mary. No, tranquilla, la chat vocale è se viene Arci. Eventualmente, ma se vuoi venire tu hai voglia poi. Ma so che tu non puoi venire, me l'hai spiegato. In fase di discesa. Quindi per ogni passeggero c'è tutta questa trafila. Dobbiamo fare? In fase di discesa. Signorina Mary, non cada, piccola Mary, signorina Mary, non cada. Mi raccomando. Tutta fashion, già c'ha la maglietta dei Pokémon. Tutta fashion. Chatta con altri giocatori. Aspetta che mi stia. Premiere per inviare dei messaggi a tutti quelli con cui sai giocare. Puoi leggere i messaggi presenti con l'app archivio chat sul tuo phone. Ok, devo premere R. ZL, aspetta. Chi vuole il cazzo coso? Ecco. Oblivia, Mary, vediamo. Invia richiesta di cosa? Ah, ok. Annulla. Ah, ok, queste sono le richieste di migliori amici. Ok.
possono anche annullare. Vediamo. Ok. Perfetto. Ok. Archivio chat. Con questa applicazione potrei consultare tutte le conversazioni che ho avuto con gli altri giocatori. È sfuggito qualche messaggio che qualcuno aveva scritto? Magari vuoi scrivere qualcosa? Ok. Trovare tutto in qualsiasi momento. Ci sono dei nuovi messaggi. Aspetta che me li leggo. Nabbo, la ringrazio, signorina Mary. La ringrazio, aspetti, qui sto cellulare mi vibra sempre. Contatti, vediamo. Allora, vediamo. C'è anche smetti di essere migliorato. Oh, grazie, le arance. Guardi che anche io le ho portato la frutta, signorina, cosa crede? Lascia. Guardi. Non tocchi le ciliegie, un attimo. Ecco. Aspetti, lei me ne ha dati 5, io devo compensarla. Beh, ora andiamo a raccogliere ciliegie. Venghi, venghi, venghi. Venghi con me, signorina Mary, venghi, venghi. Dov'è, signorina Mary? Signorina Mary? Venghi con me. Qui, venghi, venghi. Io ancora non me lo ricordo che cosa ho scritto. Aspetti. Aspetti che leggo. Aspetti che io non me lo ricordo cosa ho scritto. Tempo qui, vedo che cosa c'è scritto qua. Allora, miglia noob. Cosa mi ha premiato? Mi ha premiato per aver fatto cosa? Ottieni le miglia. Ah. Ospitale, amico ospitale, ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, allora. E io. Ok. Sto scritto che non me lo ricordo pure io, nemmeno io. Mary è stata qui. Benvenuti a Soleta. Eh sì. Allora, piccola Mary, venghi, voglio provare a costruire qualche oggettino per lei. Venghi con me, venghi, venghi. Venghi, piccola Mary, venghi, venghi. Mi segua. Allora, se... Mi. Vieni, 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 andiamo qui. Andiamo dal signor Nook, vediamo se riesco a costruirti qualche oggetto. Ah, venghi qua, venghi qua. Allora, vediamo. Sì, al lavoro. Andiamoci al lavoro, vediamo. Volevo costruire per te, vedi, io ho già tante cose che posso costruire. Volevo costruire per te questa. Mi serve prendere un po' di legno morbido. Un po' di legno morbido. Se già ti posso costruire questa, è tanto. È tantissimo. Ma non solo io te la posso costruire, ma io te la posso anche comprare. Ah, intanto. Ho capito, ho capito. Sapetti. Ok. Tranquillo. Vediamo se la posso anche comprare. Forse tu la puoi comprare qui. Allora, cosa c'è in vendita? Vediamo un po'. Così facciamo delle prove. No, lascia no. Allora, vediamo un po'. Ti serve questa ascia fragile. La bacchetta quella te la devo costruire. L'ascia, la fionda e la pala te le puoi anche comprare. Allora, adesso io aspetti, vieni con me che ora andiamo a costruire nella mia stanza.
Venga, venga, andiamo a custodia da me. Mi segua, signorina Mary, mi segua. Andiamo a custodia da me. Non si preoccupi, no, non la importuno a casa mia. Può venire. Venga, venga. Non lo può rubare, anche se è migliore amica non può rubare. Mi spiace. Si può sdraiare questo sì, qua. Lo può fare, ma. Mi ha spento il fuoco. Come si permette? Vabbè. Venghi, venghi. Oh, mi scusi. Accendo la luce nel frattempo. No, quel pesce non è morto, eh. Non è morto il pesce. Vediamo questo. Guardi che romantica. Accendiamo la luce, questa è troppa luce. C'è un pesce, il pesciazzo. Allora, nel frattempo io prendo. Oh, non è che si può giocare. Non mi tocchi il pesce, signorina Mary. Non tocchi il pesce, signorina Mary. Allora, io devo prendere la legna morbida, metti in tasca. Sì, la legna morbida. Prendo questo. Ferro ne ho pochissimo, quello è un problema. Allora, vediamo intanto se ti posso regalare un progetto fai da te, sì, al lavoro. Sì, asta da salto, assolutamente sì, crea. Dobbiamo regalare alla signorina Mary questo progetto. Vediamo se la possiamo regalare. Crea qualcos'altro. E poi lascia. Però lascia si rompe. Lascia si rompe. Mi serve una pietra. E ho finito le pietre attualmente. Vediamo se ho qualche pietra. No, una ce l'ho. Una pietra ce l'ho. Sì, al lavoro. Però lascia, non ti conviene usarla. A parte che non taglia gli alberi, te lo dico. Perché se poi si rompe, puoi realizzare un'ascia fragile? Sì. Spero di potertele regalare. Sì. Può bastare, allora. Quando poso tutte quelle robe. La canna da pesca ce l'hai? Signorina Mary, lei ce l'ha la canna, signorina Mary. Sì, almeno peschiamo assieme. Ce l'ha la canna, signorina Mary? Mi risponda, signorina Mary. Poi faccio anche la canna. Allora, l'ascia fragile serve per raccogliere legna. Però siccome nel mio villaggio ho raccolto tutta la legna possibile e immaginabile, è inutile che la sprechi nel mio. Meglio che la usiamo o nell'isola se riusciamo a partire, oppure nel tuo villaggio, così ti fai un pochettino di legna. Se non addirittura ti sbloccherai il progetto per l'ascia. Signor Nazzo, cosa hai appena detto? Signor Nazzo, ho messo filtro della famiglia, mi deve capire. Andare subito per distrutto il villaggio. No, signor Nazzo. No. Allora, come migliore amico ho messo solo Mary. Attualmente c'è solo Mary. E non metterò più nessuno. Allora. Un attimo. Ti devo dare. Devo costruire. Cosa ho costruito finora? Allora, questa. E lascia, l'ho costruita. Perfetto, ora queste le ho costruite. Quindi, andando. Queste le posiamo. Anzi, no, aspetta, prendine una. Perfetto, un'arancia. Queste le metto nello sgabuzzino. Sgabuzzino. Quindi la canna ce l'ha. Io come fuggi? Metti sgabuzzino. Metti sgabuzzino. E sgabuzzino. Allora, signorina Mary, allora non li vuole i premi? Eccomi. Dov'è? Io sono qui nel falò, signorina Mary, sono nel falò. Venghi? Venghi che poi andiamo a pescare assieme. Assieme, insieme, no, assieme.
perché la femmina mele si è nascosta. Le vuole gli oggetti, signorina mele? GHI, venghi. Ecco, allora, sto uscendo l'asta, signorina Mary. Allora, lascia. L'abbiamo potuto fare, signorina Mary. Mi deve ringraziare, quindi mi aspetto. Allora, venghi che le spiego come si usa la mazza, signorina Mary. Venga con me. Venga che le spiego come si usa la mazza, venga, venga. Venga con me, mi segua, mi segua, si fidi, si fidi. Venga con me, signorina Mary. Attivi la chat. Andiamo, venga, prenda la mazza, signorina Mary. Sì, tranquilla. Prenda la mazza, venga, prenda la mazza. Se potevi usare la chat vocale era perfetto. Venga, venga, venga. Guardi, guardi come si fa. Guardi, Mary, guardi. Uno, due. Hai visto? Alla faccia del nabbo, venga. Uno, due. Forza, ce la fa. No, perfetto, bravissima, non deve avere paura. Oh, qui possiamo pescare meglio, signorina Mary. Raccolga tutto. Anzi, guarda che cosa le do, signorina Mary, guardi. Appena se mi porterà poi dei metalli, guardi, questo glielo do per lei, guardi. Questo glielo regalo. Una filippina le regalo, vuole la filippina? Aspetti che gliela regalo, aspetti, gliela metto qui, guardi, la filippina, queste scappano. Venghi. No, questa è libera, mostro a tutti, libera. Non gliela posso dare, credo, la filippina. Mi scappa la filippina, questa non la posso dare. Pensavo di sì, invece no. Non le posso dare. Ci sarà qualche modo. Ah, già, gli insetti non si possono scambiare. Mi scusi, pensavo di poterle regalare un insetto, ma. E vabbè, adesso ci mettiamo a pescare. Mi hai fatto due palle a te. Mi scusi, ma non lo volevo fare apposta. Allora, quando prendo. Ah, intanto io adesso vado a piantare la sua arancia. Venga con me che le spiego come si piantano le arance, essendo sicuro. Oh, guardi che c'è qui un pesciazzo. Un pesciazzo, aspetti. Peschilo, peschi, peschi, peschi. Faccio vedere come pesca. Vai, che nel frattempo io vedo se ci sono emoticon. Se è scappato il pesce, signorina Neri. Allora, guardi, sono gli alberi che già ho piantato. Siamo adesso io. Venga, 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 stili, stili. Adesso io abbatterò quest'albero. Sono cattivo. Raccolga quello che cade, signorina America. Uno, due e tre. Adesso io aspetti. Non mi copra nulla, aspetti. Perfetto, adesso pianto l'arancia. Ok, con questo metodo l'arancia cresce al 100%. Non c'è rischio che fallisca. Nel frattempo Tom Nook mi regala sempre. Ottieni miglia Nook. Stiamo facendo miglia Nook. Come si può ritenere soddisfatta? Facciamoci una foto, signorina Mary, aspetti. Aspetti che facciamo una foto ricordo. Peccato che ancora non ci sono le emoticon. Aspetti, io la foto ricordo la faccio così. Dov'è? Sfugga che faccio la foto. Aspetti. Aspetti, perfetto. Così, ecco, ci siamo. Allora, lo scatto come si fa? Ah, qua c'è anche la X che posso ingrandire. La Y. Guardi qui.
Vado qui. Scappi, scappo, via. Ah, no, io volevo scattare, non quella normale. Voglio scattare quella lì. Cornice più data. No, allora, si deve scattare quella lì. Quella bella è questa, no? Normale. Accentuato, pop, dolce. No, pellicola, bianco e nero, seppia. Pellicola. La pellicola è molto carina. Ma non è così però, è troppo scura ora. Va bene, normale, vada così, normale, va bene. Va bene, normale. Ma l'ho usato io l'altra volta. Io penso che era pellicola. Ma sembra brutta così. Assolutamente, non mi piace, non mi va. Magari questo accentuato, vediamo. Yes, cornice. Allora mettiamo la data. Cose vanno fatte bene. Orologio. Vai. È venuto con gli occhi chiusi. Ah, Tom Nook mi regala altre cose. Eh sì, questo sembra che mi regala cose. Ok, la foto. Vai, fai, tranquilla, tranquilla. Vai tranquillamente, non ti preoccupare assolutamente. Io nel frattempo faccio un giro dell'isola, eh. Tranquilla, allora mi metto a pescare nel frattempo. Oh, cazzo mio. Sì, tranquilla, tranquilla. Questa è una lasca. Vediamo se posso raccogliere i metalli. Vediamo un po'. Vabbè, li ho raccolti tutti. Serviva una scala. Una scala attualmente non se ne trovano. Allora, andando su quel sciazzo, lo catturo. E tanto lei in live lo vede dove sono, quindi non è un problema. 1, 2, 3, vai, 4, lo sapevo io. Figlio. Ah, ho preso le lasche, signorina Mary. Allora, andiamo su. Oh, guarda, un pesciaccio più grande, un pesciaccio più grande, lo peschi, lo peschi. Riesco a far vedere come lei lo pesca. Ce l'ha fatta una lasca. Una lasca crei. Andiamo. Andiamo di qua. Raccolta erba se ha bisogno. C'è un altro bel pesciazzo, ma andiamo sulla spiaggia, vediamo se troviamo qualche progetto. Prenda, prenda, prenda pure, si serva, non si preoccupi. Faccia, faccia. Si serva. Raccolga pure, un dollaro sabbioso anche io raccogliamo. Allora, andiamo di qua. Vediamo se c'è qualche bottiglia. Oh, ma guarda quanti sono. Questa parte è molto bella qui. Ah, guardi che bello, Mary. Qui dovremmo farci una foto. Qui sì, qui sì. Si può fare Sanpei, la foto alla Sanpei. Ah, qui è una bella foto, venghi. Non ha più spazio, ora vende. Ora si mette a vendere, non ti preoccupi. Andiamo a farci una foto qui. Lei pure può fare la foto. Sanpei, Sanpei, pescatore grandi orecchie a pendola. Allora, poi metto così. Normale, no? Mettiamo accentuato. Con cornice, cinema, orologio. Data, cornice più data. Senza cornice, con cornice, cinema, orologio. E scatto una foto. Prima però faccio yes. Andiamo qua, foto. Ok, fatto. Tu, da Yuxon.
c'è anche la luna. Che bella. Andiamo, andiamo. Andiamo a vendere la roba che lei ha preso. Vada, vada a vendere pure. No, qui usciamo. Vado a vendere da donna. Oh, qui c'è un bel pesce. Vada, 20 pesci, 21, 2, 3. Vai, 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 vai. Urca. Una badessa, sarà femmina? Vabbè, le battute sono sempre quelle lì. Sono sempre quelle. Però che bello, guarda che bello qui. Io pesco nel frattempo, signorina Mary. 2. Ciao Ganondorf, ciao Ganondorf. Come stai, Gandai? Aspetto anche lei, Ganondorf. Ho preso uno sgombro, volevo fare piazza pulita. Allora, lo sgombro che non è un pezzo. No, questo è un pesce grosso, che cos'è? Ma che cos'è questo qui? Cos'è? Uno. Due. Tre. Vai via. Figlio. No, ma dai, è un coso nullo. Una spigola. Non era niente di straordinario, solo una spigola. Pettine di Venere. Venere. La la la, la la la. Un pesciaccio, sì. Un pesciaccio. Ah, poi vengo. Oh, qua c'è un pescino. No, io a Natsu non la potrò mettere mai la migliore amicizia, perché non mi fido di Natsu. No, ne costruisco una io, signorina May. La costruisco io la canna da pesca, sì. Ti fidi? Una cavolina. Che bella creatura. Lei la costruisco io una canna da pesca. Tranquilla. Allora, la cavolina me la devo andare a conservare. Nel frattempo, piantagione fruttuosa. Ok, ricevi. Vediamo se ne ho altri obiettivi, per ora va bene. Allora, andiamo sulla cavolina. Andiamo a conservare la cavolina e vado a costruire una bella canna da pesca resistente per la piccola Mary. Ha imparato a usare la mazza, signorina Mary. Allora, vado a costruire una canna da pesca resistente per lei. Intanto mi serve un po' di legna. Mi aiuta a cercare la legna, signorina Mary. Vuota gli alberi. Vediamo se... Venga, venga, venga. Raccolga pure la legna. Ah no, ma lei la legna ce l'ha nel suo. Quindi perfetto, perfetto. Venga, andiamo a costruire una canna da pesca resistente, signorina Mary. Venga pure, di queste non ne ha, eh. Roba buona. Allora, per la canna di pesca resistente mi serve un minerale ferroso. Un minerale ferroso. Se poi mi apri il villaggio mi serve il pescabuzzino. Allora, mi metto al lavoro per lei, signorina Mary. Sì. Sì, andiamo anche dal suo, sì. Prima di andare dal mio, vediamo se possiamo. Intanto le costruisco prima questa e poi questa qui. Vede? Canna da pesca, quella lì che non si rompe, o perlomeno che dura di più. Che
Questa è la canna da pesca fragile. Crea. Sì. Crea qualcos'altro. Adesso costruiamo la canna da pesca seria. Sì. Costruiamo. L'ultimo regalo che le faccio, signorina Mary. L'ultimo regalo che le faccio. Anzi, se poi posso andare nel suo villaggio, mi raccolgo un pochettino di metalli perché mi servono, se possibile, prima che finisce l'ora. Lei dorme. Immagino lei dove dorme. Guardi. Lascia. È pronta. Vedo il fuoco, signore. Metti, come si fa la foto? Allora, foto. Siamo pronta, pronta, è la migliore canna, una canna da Sanpei quella. Oh, si esce. Aspetti, qui c'è roba, aspetti un attimo. Provi a pescare con la canna nuova. Provi lei, tanto quello io lo so che cos'è. Qui c'è un pollo. Sentivi, la ragazza deve essere rimasto ammaliato del mio... Ok, vorrei parlarti. Ne sai qualcosa? È qui la signorina. Acchiappare insetti, pescare, mangiare ciliegie. Posso raccontare mitiche feste alle quali partecipo io, Zampolli? Tu ti manca qualche rotella. Gallina. Hai i capelli verdi. Chi è? Ah, la signorina Mary, i capelli verdi, non ne ho idea. Due. Ecco. Una spigola. Ah, mi sono dimenticato di conservare il pesce che avevo catturato, aspetti, quello lo devo mettere poi nel museo. Intanto mi conservo il pesce. Andiamo ora sulla tua isola, però aspettami, voglio vedere se possiamo andare assieme nell'isola quella lì che ti dicevo. Cavolina, la metto nello sgabuzzino. Aspettami un attimo, devo vendere un pochettino di roba. Sì, Gandalf, ovvio. Il problema è la tua versione quando ce l'ha, si chiama fantasia. Venga, venga signorina Mary, venga, andiamo a vendere la roba, quando vado a vendere un pochettino di roba. Vado sulla sua isola dopo, se lei permette ovviamente di andare sulla sua isola. Però prima vediamo se possiamo partire insieme. Aspetta, devo vendere la roba. Allora, vorrei vendere, sì. Allora, voglio vendere. Questo. E questo. Tre mie, porca miseria. Non ho dato niente che tirchio. Aspetta un attimo che provo ad andare nell'isola. Nell'isola quella lì. Oh, che bello. Io ero mai seduto qui. Ok, ho capito che si possono fare tante belle foto. Quindi ci sarà un po' di che divertirsi. L'erba è importante, signori. Se lo ricordi sempre, l'erba è importante. Allora. Ah, l'hai incontrato a Blatero? No, lei non esca però, eh? No, venghi, non esca.
Non esca perché voglio andare sull'isola con lei se possibile. No, non esca, non esca. No, ferma, 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 no. Ti fermi. No, non torni, non torni. No, 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 no. Devo provare se possiamo andare insieme nell'isola quella lì che le dicevo. Se si può partire insieme. Se non possiamo partire insieme, eventualmente poi andiamo nella sua isola. Vediamo un po'. Allora. In cosa posso esserti utile? Ah, non possiamo partire insieme per l'isola. Niente. Per ora sono a posto. Allora, per ora sono a posto. Niente, no, non lo possiamo fare quello che volevo fare. Allora andiamo nella sua isola. Chiudo il gate io direttamente. Chiudo il gate e lei mi apre la sua isola, ok? Vediamo che succede. Lei non può andare via. Appena chiuso il gate, lei è rimasta. Cioè, puoi andare via, però non ti posso mandare via. Ah, qualcuno se ne va. Ok. Apri la sua isola, Mary. Apri il gate. Sì, bravissima. Diciamo che si è preso un bel po'. Si è sistemato un po' di roba. Ok, appena è pronto mi manda un messaggio. Io aspetto qui. Sala d'attesa. Ah, già, posso provare a scrivere le lettere. Vediamo un pochettino. Sì, tranquilla, apra, apra. Rompere la connessione. Come interrompere la connessione? Rompi la connessione con cosa? Sì? Non fa niente. No, sull'isola non mi interessa. Inattività. Allora. Ok, vediamo se è aperta l'isola. Aperto. Vorrei partire. Andare da qualcuno. Online. Ricevuto. Tramite lista amici, ovvio. Ottimo.
Mamma mia, quante isole. Oblivia. Parti. Arrivo. Vogliamo l'isola di Mary. Piano piano si costruirà. Cosa farebbe un dodo? Un dodo non sa volare, cosa dovrebbe fare un dodo? Arrivo. Mamma mia, quello è il pilota. Oddio mio. Guarda come sbatte le ali. Soggetto fotogenico. Hai visto la carta d'identità? Sì. Mi aspettavo tutto il viaggio, invece no, c'è solo la schermata nera. Oh, mi parla il comandante. Tra poco rendiamo a Oblivia. Preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza e richiudere. Non ho più tempo. Adesso la temperatura è mite. Saremo in mare, ma non c'è motivo di allarmarsi. Te l'ho regalato il bastone. Il bastone te l'ho regalato? Come no? Prendi come facevi ad attraversare il fiume? Non ti sono rimasti gli strumenti. Hai la canna e il bastone. Non ti è rimasto il bastone? Sì. Andiamo, attraversiamo di qua, vediamo che ci dirà. Questa è la sua casetta. Oh, c'è una TX, non ce l'ho per esempio. Ah, ti è rimasto, allora proviamo ad attraversare. Tu qui ancora non ci sei andata, vai, vai. Aspetto te. Posso raccogliere i minerali? Mary, minerali. Questi qua, vieni. Aspetta prima che tolgo le piantine. No, non me li fa raccogliere. Ok. Nel frattempo andiamo a esplorare l'isola di... No, prima aspetto a Mary. Vabbè, tanto lei mi vede dove sono, quindi... dove sono sempre, basta che guarda la live, lì non c'è problema. Andiamo di qua. Ah, non puoi posizionare le cose perché non ci sono visite. Oh, qui c'è un... vieni che ti scavo e ti faccio raccogliere il coso qui. Ce l'hai la pala? Vai tranquilla, qua ci sono i tuoi fossili. Non li sto toccando, sto guardando quanti fossili. Ecco, i minerali, vediamo se posso. Ecco, i minerali sì. Minerali, allora l'erba, togliamo prima l'erba. Erba. I minerali, no, i minerali non li fa uscire. Fa uscire i minerali. Qua
Guarda, qui ci sono i fossili. I fossili. Ce l'hai la pala? Non ha la pala. Provo ad aprire, vediamo se te lo posso dare. Provo, ci provo. Uno, due. Molto. Allora, adesso provo a lasciartelo. Lascia. Vai, te li posso raccogliere, signorina Mary. Ti posso raccogliere i fossili. Andiamo a cercare i fossili. Vieni qua, ti aiuto io. Tanto domani la pala ti spunta. Vieni. Vieni qua, ci ho visto un altro fossile. No, pala. Qui c'è un altro fossile, raccogliamolo per lei. Guarda. Ho disotterrato un fossile e ora te lo lascio. Lascia. Adesso raccogliamolo. Comunque, mi comporto bene con tutte le... Aspetta, cosa sono questi? No, signorina Mary, li ha fatti scappare. Erano insetti strani lì. Che bello qua. Pesca prima. Guardi come pesco io, signorina Mary. Guardi, io sono Lampei, mi si può mettere di lato, guardi. Come me l'ha fatto scappare? Ma oh, ma che mi ha fatto scappare il pesce. Ma come si fanno sti dispetti? Oh, che pettine. Dai, lei è peggio di Natsu. Ma che è sta storia, va? Ti ricordi che gli ho dato i fossili? Non mi rubare i pesci. Io stavo pescando, era un mio diritto. Era un mio diritto quello. Andiamo a cercare fossili, signorina Mary. Mamma mia, ci sono dei fiori bellissimi là sopra. Come cavolo si sale? Serve la scala. Ma di che belli. Ma di che fiori, signorina Mary. Devo tornare, me ne devo prendere un po' di fiori. Allora, se trovo dei fossili me lo dica. Nel frattempo vado a cercare i fossili per lei. Che bella la cascata, e il rumore che fa. Eh sì, quasi anch'io avrei potuto, ma non l'ho fatto. Sono stato onesto e gentile. Allora, andiamo a raccogliere. Vediamo se ci sono altri fossili. I fiori sono lì sopra, signorina Mary. Non li posso rubare. Andiamo a cercare altri fossili così. Ah, ecco, qua c'è un altro fossile, signore. No, lo raccolgo per prima, puliamo qua attorno. Puliamo, ok. Adesso prendiamo la pala. Prendiamo la pala. E questo è suo, eh. Non glielo rubo. Andiamo, apriamo la buca. E poi, con tanta gentilezza, e lo lasciamo di nuovo. Lo porti da Blatter, mi raccomando. Questo è il terzo, anche il quarto fossile. Vediamo dov'è il quarto fossile. Dai, facciamo a gara chi pesca prima. Mi scusi, ma devo fare a gara.
Ah, vabbè, ho mai pescato lei. Vediamo qui se c'è qualche fossile. Cos'è questo pesce? Mi piacciono e mi riporto. Ciao Gabratta! Ciao signor Gabratta! Sono nell'isoletta della signorina Mary. La sto aiutando. Qui a quanto pare un pochettino di oggetti ce li possiamo scambiare. Sto vedendo un po' quali limiti ci sono e quali no. Guardi che bello signor Gabratta. Come sta? Come sta signor Gabratta? Comunque questi ragazzi giovani sono molto dispettosi, quindi chiuderò le porte io. Che meraviglia, eh sì. Grazie per il follow, Andrea Vac. Che meraviglia, sì, guardi che bello. E ci sono anche le cozze. Appena le trovo gliele faccio vedere. Guardi, io non mi metto a cuocere, signorina Mary, perché non sono dispettoso come lei, ma rimangono in cornicchia, si direbbe nelle mie parti. Tosti, quindi ho qua i dollari di sabbiosi. Guardi, se io mi metto a pescare, giusto, cosa fanno i ragazzi che non vogliono che gli tocchiamo i loro pesci? Che fanno? Che fanno? Si mettono a cuocere, mi fanno scappare il pesce. Ha boccato! Niente. Un dollaro sabbioso, va bene. Pulisco la sabbia, mi rendo utile in qualche modo. Bellissimo, aspetto il postino per giocare. Troppo bello. Allora, se tu conosci, ciao Andrea, se ti vuoi unire con noi su Discord, ti metto il... Ah, te lo mette Nazzo il Discord. Basta che lo copi incolli su Bowser. Guardi che meraviglia, effetto sull'acqua. Adesso poi torno sulla mia isola e voglio vedere se possiamo. Sì, molto bello Gabratta. Vediamo se riesco a pescare un pochettino. È rilassante, signor Gabratta. Io spero che possiate giocarlo il prima possibile. È molto rilassante. Ora sono nell'isola che mi sta ospitando Mary. Uno. Due, tre, quattro, e figlio. Mary, ho preso un pesce. Ah, che bella, questa è l'erba. Che peccato però che non posso raccogliere i minerali. Minerali mi pare che non si possono raccogliere. Fascia di pietra, però mi pare che... Oh! Che cos'è? Cos'è? È mio! Me lo vuole regalato questo! Schifo! Ma che bellissimo! Ma come che schifo! Un 100 piedi! Avrà una carpiera immensa. No, guarda, noi andiamo a donare al museo, quindi ti figuri. Voglio vedere se mi escono i minerali, ma non mi escono, questo è intanto il museo è importante. Niente, non mi escono i minerali, purtroppo. Adesso io voglio pescare questo bel pesciazzo sul fiume, che la me guarda che bravo, le faccio vedere la cascata dopo. Uno, due, tre, quattro. Vuoi i minerali? Fai vedere la pala? Te lo uso io. Ma li raccogli tu se vuoi. Io ti posso costruire la pala. Posso costruire una pala. Dov'è Tom Nook? Dov'è il tuo Tom Nook? Aspetta. Aspetta, così ti costruisco una pala. E mi aiuti. Bisogno dei minerali, sì. Vediamo se lo posso fare. Sì, Mary, lo posso fare, sì, al lavoro.
Ana fragile, legno duro. Serve del legno duro. Come cavolo lo prendo il legno duro? Allora, il legno duro. Posso fare la pala? La puoi fare anche tu, Mary, la pala? Aspetta, faccio. Il legno duro. No, questa accetta, non questa. Aspetta, dov'è? Quella che non taglia, questa qui. Vieni, guarda, guarda. Guarda, Mary, tranquilla, vieni. Uno, due. Aspetta, che no, mi serve il legno, mi serve. Basta, basta così. Vieni qua, Mary. Uno, due e tre. Mi servono 5 legni duri. Uno, due, aspetta, due e tre. Uno, due e tre. Ti faccio due pale, ti regalo. Non li taglia questi gli alberi, è solo per fare la legna. Perfetto, uno, due e tre. Non vedo dov'è il legno. Aspetto, 1, 2, 3. Ti aiuto io, Mary, ti aiuto io. 2 e 3. Mi devi portare eventualmente, appena ti faccio la pala, i minerali ferrosi. Questi non te li tocco. 1, 2 e 3. Perfetto, ne dovrei fare abbastanza, pale. Sera, Damiano! Sera! Stiamo giocando! E allora tu aiuti me. Aiutami a prendere un po' di minerali, dai, con le pietre. Allora, aiutami con le pietre a fare i minerali. Faccio una pa. Allora, intanto ti do la pala. Sì, al lavoro. Allora, pala realizzabile. Crea. Sì. Il solito tirchio, molto peggio, signor Damiano, molto peggio. Adesso è uno strozzino vero e proprio, c'ha anche i malandrini, quindi. Mary. Allora, devo scrivere così, vieni. Ma ci sono i messaggi preimpostati? Vieni. La lascio, lascia, in piazza, no? Vieni che ti lascio la pala, signorina Mary. Sì, mi aiuti con i minerali, mi fai un gran favore. Nel frattempo vediamo se posso costruirti più di un'ascia. Ok, sì, almeno due asce. C'è altro legno duro. Ciao Gajinka! Ciao Gajinka! Ci stiamo aiutando a vicenda con Mary, quindi stiamo provando la modalità online ed è molto stabile. Il mio è Blue Moon, però adesso sono da Mary, sono ospitato, sono ospite, ospitato. Sono un ospite. Quindi posso fare tante cose, quindi se volete lasciare resistenti, altre cose, basta che mi portate i materiali. Possiamo fare. Poi su Telegram, se ci vogliamo vedere ogni tanto, qui c'è Telegram. Ok, Luca, fai una maglietta con la maschera di pietra sopra. Allora, io la voglio una maglietta, prima o poi la devo fare. C'è su Kenobisbo, c'è tantissimo. C'è un ragazzo che ha fatto dei bellissimi disegni, quindi. Io avevo Animal Crossing 3DS, Tom Nook mi ha dato una casa di merda, scusate.
dovuto pagare un multo. Sì, lo so. Brutta tutti, qui è ancora peggio. Mary, dove sei? Ecco, Mary, vieni. No, sono un mostro. Ascia. Come non c'è abbastanza spazio? Ok. Fatto ben due pare. Guardi che le faccio vedere, signorina Mary, guardi. So che a lei le piacciono queste cose. Beh, guardi che carino, guardi che odori. Andiamo. Non hai spazio. E beh, quella la pala la lasci qui per ora. Aiutami con i massi. Uso la pala sui massi. Vieni qua, io raccolgo. Quando tolgo l'erba, se no mi annulla le cose che cadono. Qui c'è un piccolo bug quando usi la pala. E prima pulisci. Togli, aiuta, usa la pala. Grazie, signore Amelia. Grazie. Argilla e pietra. Mi servono soprattutto i minerali di ferro. Poi. Lei conosce la sua isola, mi dica dove sono le pietre. Oppure le andiamo a cercare semplicemente. Lì ce n'è una. Anche perché poi stanotte scadono, quindi non nascono più. Niente, questa non va. Andiamo qua su. Niente. Questa non va. Usiamo il bastone e andiamo di là. Otta, uno, due, olè. Andiamo di là che c'era un paio di. Abbiamo dei ninja. Immagino un noob dovesse gestire una società, farebbe fallire. Ma figurati, lui non farebbe fallire nulla, si rimangia lui i soldi. Guardi che abbraccia, che bella la cascata, guardi questi fiori come sono belli. La luce, guardi i fiori, guardi. È fantastico, ora faccio sentire poi il rumore delle onde. Perso la piccola Mary. Dov'è la piccola Mary? Mary l'ho persa. Arrivo. Pronto, sono pronto. Raccolgo l'erba che poi è nulla le cose. Niente, neanche meno questa. Ho difficoltà con i minerali. Niente, non lo fa fare. Non se ne parla di minerali, non se ne parla. Pare che qui avevo visto un'altra, oppure prendi una cosa che se ci sono gli insetti li catturiamo. Bello il rumore dell'acqua. Andiamo di qua. Uno, due. Qui c'è l'ultimo masso, ma credo che i minerali appaiono solo quando io me ne vado, signorina Mary. Attenda ai fiori! Ti allontani lì, attenda ai fiori! Niente. I minerali compaiono solo quando sono offline. Vedo un passaporto. Allora. Oblivia, arance, isolana indipendente. Ok. Sono grosso che c'è il compleanno, c'è tutto. Che vuole? Io ho violato la sua privacy, lo so. Lo so che ho violato la sua privacy. Ci sono meno insetti. Ok, Mary, lei provi a usare la pala.
Quando sono qui non va. Ce n'è erba? Voglia, guarda quanta erba che c'è, signora. Guardi, hai voglia. È bene la confeziona pure, quindi vedi. Tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole. Vedi, io vado. Vado nella mia isola che faccio un viaggio verso l'isola quella lì nascosta. Tu nel frattempo vedi se trovi dei minerali. Non so se mi stai ascoltando. Vedi se riesci a trovare. Ah, aspetta. Anche con la tastiera del telefono, però devo sistemarla questa volta. Una porcata, però la prossima volta lo farò meglio. Maglia? Sì, qui si possono personalizzare molto meglio. Guarda, c'è tutto un menu di personalizzazione delle maglie. Ti faccio vedere i modelli. Questi sono quelli normali. Poi ci sono tutti i modelli pro che si sbloccano più avanti mentre giochi, che bene o male già li ho sbloccati io. No, bene o male, li ho sbloccati. C'è tutta una personalizzazione per le maglie più particolare. Ancora si sblocca altro. Devo capire come si fanno. Natsu, devo capire bene come funziona il sistema. Poi li farò. Lo farò. Allora, adesso io torno nella mia isola. Tu, Mary, mentre io torno nella mia isola, vedi se riesci a far funzionare i materiali. Devi chiudere il tuo gate. Chiudi il gate e vedi se riesci a raccogliere minerali di ferro, mi servono, di altre cose no. No, no, questo non lo scriverò mai, Damiano, anche perché finisce che ti bannano qui, veramente. Le pietre sì, mi servono i minerali di ferro. Palla e comandante. Tra poco arriveremo a Blue. Preparatevi. Cerchiamo di lanciare le cinture di sicurezza. Grazie. Su Twitch, su Nintendo. Anche su Twitch, sì, ma anche Nintendo, ovviamente è un pochettino troppo esagerata, visto quello che è successo ad Arci. Ok. Adesso io cosa voglio fare?
Quando vado a fare tutta questa roba qui? Andiamo a posare tutta questa roba. Adesso io parto per l'isola. Ma prima devo raccogliere tutte le miglia di nucleo che ho ottenuto. Vai, questi li raccogliamo. Poi quanti altri miglia di nucleo ho raccolto? Oh, qua ce n'è un altro. Montagne delle conchiglie. Tieni, perfetto. 500 addirittura, ottimo. Poi ce ne sono ancora. Sì. Mosse tutte su. Ok. Giramondo perché sono andato su un'altra isola. Perfetto. Ottimo. Allora, devo andare a conservare gli insetti che ho catturato e che mi mancano nella mia bella casetta. Andiamo a conservare gli insetti. Questo 100 piedi. Metti il sgabuzzino. Mi pare che non c'è altro, mi pare. Era solo il 100 piedi di nuove robe che avevo preso. Sì, il 100 piedi. Questo già l'ho conservato. Ci siamo. Ci siamo. Vediamo qui che cosa mi fa vedere. In attività online, migliori amici online, migliori amici, tutti richieste inviate, aggiorniamo. E Mary ancora ha le porte aperte. Archivio chat, vediamo come funziona. Ah, scappato il pesce. Ok, canna per la chat che abbiamo fatto. Quei fiori, vieni, vedi. Ok, perfetto, ci siamo. Adesso andiamo sull'isola. Oh, questa è ancora l'isola dove ci sono tutti le cose Oh, strane. ce l'ho fatta qui. Sì, signoracci, no, ma sono molto. Guardi che bella. Ok, due Guardi. giorni di fai la cassetta. Quando Due giorni. arrivo io a giocarlo tu c'è già la villa. Sei tipo Guardi, villaggio turistico. la gallina la Stavamo sto. finiti di giocare. Guardi la gallina, guardi, Ti fa guardi la. male, Ma ti fa guardi la gallina, male. che fine ha fatto la gallina, guardi. Ciao ragazzi, ciao belli. Ciao. Sì, no, ma è bellissimo. No, non lo so, c'è Luca oggi, potevamo, cioè, gli chiedevo un favore, senza specificare quanto. All'8:34, 39, 10 minuti e posso farti un favore. Dico, va bene. Mi sveglio tipo 10 minuti più in ritardo, non sono già live. Live prima delle 9. Ma Sì, che è sta storia? è Animal Crossing, è un problema questo gioco. Da altre cose mi sono sbloccato anche gli oggetti più resistenti, un sacco di roba. C'ho anche il museo fra poco. Domani. Ah, ragazzi, ciao, ciao, ora mi sentite meglio. Sì. Mi risentono forte, penso. Sì, ora sì, ho aumentato. No, Archie non è bannato da Animal. Archie su. Basta che scrive qualche messaggino su Mario Maker, che già lo richiamano, quindi. Esatto, non posso più È già su Animal Crossing, che è ancora più rigido quel sistema. fischiare, non commento mai più su Mario Maker. Allora, vorrei vendere. Adesso vado sull'isola deserta. Più deserta Ma di perché questa. poi mi bannano da tutti i servizi online, non solo da Mario Maker, eh? No, ma qui sto vedendo che è Questo è il molto problema. severo. Qua è molto severo. Già appena sono entrato nell'isola di Mary, Madonna, ha scritto un sacco di cose qua il sistema. Un C'è un casino. sacco di provocazioni. Non fare quello, non fare quello, non fare quello, non fare, se no ti blocchiamo l'account. Allora, no, ho cambiato idea perché ci ho messo dei minerali. I minerali mi servono. Sì, ho sbagliato. Ho sbagliato a vendere la roba. Mi sono anche allargato le tasche, signor Arci. Vorrei vendere. Adesso voglio fare il viaggio sull'isola. Sull'isola quella lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questo no, argilla no. Questo
questo pezzo di erba sì, non mi interessa, quindi lasciamo stare. Ok, conti, ve l'ho finito. Posso fare tutto per... Sì, vai, vai. Affare fatto. Ma la tenda te la puoi comunque montare? Allora, io posso spostare un po' tutto in futuro. Anche la casetta tipo la posso spostare. La sì, ma puoi tenere anche aperto la tenda. Contemporaneamente oppure solo casetta? No, no, no. Una volta che monti la casa ti toglie la tenda. Quindi piano piano tutte queste tende diventeranno villaggi e poi città, anche gli abitanti. A me piaceva veramente. Tra poco diventeranno, anche gli abitanti diventeranno case. Luca, digli per favore ad Hachi che quando ero bambino, Animal Crossing per DX una maglia bianca aveva scritto viva la... Ah, ho capito. Ma non so cosa significa quella parola, ma non lo so nemmeno io. Non si può dire se non l'hai letto. Infatti. Fai come se fossi nella tua palestra. Uffa, ok. Sì, la tenda è più bella. Cioè molto bella. È bellina una tenda. Mi piace l'effetto luce. Mm. Ora le faccio vedere dentro casa. Sai che ho preso un pescione, signoracci? Quale? Ci sono dei bei pescioni qui. Sto raccogliendo. Ah, un grillo! Squalo? No. Ancora per squali no. Una specie di cappasanta gigante. Anche perché credo che i squali saranno tipo esclusiva di quelle isolette. Credo di sì. Con le isolette random che si creano a random quando fai infatti, viaggio. Infatti, no? Mi fa creare l'esche, quindi ora, prima di partire in Oh, isola... ma hai ricreato quello che facevo io d'estate al bar. Prendevo questi tipi di letti e li portavo a mare. E infatti. Vuol dire che abbiamo... Guarda come si sta attrezzando in un giorno, ha già tipo la palla di il pescione. Qui c'è la Switch. Il biliardino. Il biliardino. Abbiamo anche gli attrezzi interni che fra un pochettino c'è tutto. E poi c'ho anche... E qui siccome sto costruendo il museo, momentaneamente questa roba la sto conservando qui. Sì. Dentro. Allora, Mary... Dall'aeroporto poi potrai viaggiare su diverse isolette pariando delle miglia. E queste isolette saranno a costruzione random ogni volta che ci vai. E servono per raccogliere dei materiali, animali, insetti rari che sull'isola tua principale non trovi. Quindi ogni volta che paghi, capiti su un'isoletta casuale, creata in modo casuale, e potresti trovare o non trovare delle rarità in più. Quindi bisogna viaggiare e fare tipo delle campagnate su altre isolette per trovare altri oggetti che sulla tua isola principale non ci sono. Infatti sto partendo ora proprio su quell'isola. Ho già il biglietto pronto. Quindi stiamo partendo per l'isola. Guardi che bello, signor Archie. Poi aveva ragione, erano proprio cozze. Se le trovo gliele faccio vedere. Sono qui. Ci sono le cozze. Erano cozze, vero? Sì, sì. Io te l'ho detto che la mia arte culinaria è al servizio del tuo gioco. Li chiama io sapevo cosa sono. Ah, guardi come quante volte mi hanno spruzzato in faccia al ristorante, queste bestiate. Allora, li chiama. Allora, vi faccio vedere quali sono, così faccio vedere anche il menu. No, però quelle non sono da collezione, forse. Quelle non me le fa collezionare, sono tipo oggetti. Infatti. Sono tipo le conchiglie. Sì, li tratta così, però... Quindi se me ne capita una, gliela faccio vedere. Se me ne capita una che... Sono solo bianche, giusto? Sì, le chiama cappasante o qualcosa del genere, non cappasante. Sì, sono bianche, tipo ondulate, hanno una superficie ondulata, qualcosa del genere. Non so come si chiama. Guardi, ho fatto la mazza. Chi è questo? Un fantasma, chi è? Chi è il fantasma? Devi trovarlo ora. Non ho fatto niente di male, lasciami andare. Essere umano. Ora devi trovare tutte le sue luci. Vivo. Sono su quest'isola da un sacco di tempo, ma non avevo mai visto un essere umano prima d'ora. È che non ho la scala, non posso esplorare tutto. Lascia che mi presenti, io mi chiamo Spirideo. Piacere. Io di solito esco fuori quando fa buio. Mi piace l'oscurità, soprattutto quella notte. Ma ho paura dei fantasmi. Come hai paura dei fantasmi? Averti incontrato mi ha letteralmente sconforto. Ma che?
Ma lui non è un fantasma, è uno spirito. È uno spirito, cioè. Mi hai fatto talmente paura che dei pezzetti del mio spirito sono volati via. Deve essere successo quando ci siamo scontrati. Non posso restare in questo stato a lungo, che pasticcio. Ma non è che potessi raccogliere i pezzetti del mio spirito che sono volati via? Certo, certo. Sarebbe intollerato, ti prego aiutami. Ok, il problema è che non li potrò raccogliere. 5 pezzi. Ok. Un retino, ce l'ho. Perfetto, conta su di me. 5 pezzi. Allora, il mio problema... Lazzo dice... Rispetto al tu hai detto il fantasma che ha paura del fantasma, c'è l'altro dice anche io sono una persona, ho paura delle persone, ha senso quello che dice. Stavo pensando proprio la stessa cosa. Allora, qui pezzi di fantasma non ce n'è, niente pezzi di fantasma, guardi che bello signor Arci, c'è la scogliera, c'è tanta roba, le pozzanghere, l'acqua leggermente trasparente, dove ci riscogli. Il problema è che non potrò raccogliere tutti i pezzi di Spirideo, perché lì sopra non ci posso ancora salire, quindi temo che sarà una roba... Ci servirà la scaletta. Sì. Se sono fortunato e li trovo... Mi fai il saltino del fiume, lo voglio vedere. Subito, ce l'ho subito. Visto già, ma lo voglio vedere da vivo. Faccio un pezzo di Spirideo. Ah, il retino, mi ha detto che serve il retino. Ok, fatto. Ma Luca, perché non sei... Perché non hai mai usato l'abitante, Smash? La? L'abitante perché non so giocare? L'abitante. E perché non so giocare, altrimenti... Solo per questo. E già è tanto se gioco con... Faccio un altro Spirideo. Ok, perfetto, qua siamo a 2. Dai, speriamo di poterli raccogliere tutti, dai. Ne vedo uno là sopra e mi devo arrendere, purtroppo. E là anche la telecamera che si può spostare. Io controllo dal basso. Si può spostare? Sì. Vedi? Verso il basso, oppure prospettiva verso l'alto. Ok, su New Leaf era fissa o sbaglio? Sì, sempre fissa è stata. Adesso si può leggermente spostare. Spero che quando l'aggiorneranno si potrà fare anche dei po' destra-sinistra come dentro le case. C'è qualcosa lì? Ah no, non sono le pietre sott'acqua, mi sembrava uno squalo. Qui non vedo altri pezzi. Finora abbiamo raccolto quanti pezzi? 2 pezzi soltanto, pensavo 3. Delle cappe sante io le sopporto. Qualcuno è volato a sinistra, tu sei andato sopra a destra, qualcuno a sinistra. Ma vediamo se ci riusciamo. Io guarda, si muove. Mi appunto il ragno e sono svenuto. Mi appunto il ragno e sei svenuto. E quello vale 10.000 pezzi, Mary. Conviene prenderlo. Io l'ho preso. Invece la pianta dice che un po' più pasto, lo spirito che si crede. Ecco, guarda, il carattere umano, ma è fantastico. Guardi la cappa. Ti faccio vedere come la chiamo. Stona non può, direi. Guardi come sputa, ora. Via. Hai ottenuto vongola filippina, la chiama. Vongola filippina. Eccola la vongola. Vongola filippina, eccola lì. Per le bastarde. Vediamo se io avevo sempre tipo una cassa piena di queste robe e quando la andavi a prendere era tipo che ti aggiobbavano di acqua, no? Sì, tipo festa d'estate. Le vongole le ho mangiate, bene, mia sorella le cucinava quando erano ancora vive e ti spruzzano, sì. E poi li metteva a mollo per fargli scaricare il sale, per fargli scaricare la sabbia, non il sale, che dico. Non mi ricordo se li doveva mettere a mollo con il sale, molto sale, e loro sputavano poi la sabbia e poi li cucinava direttamente vivi, una cosa, e si pulivano da soli per quanto riguarda la sabbia.
ti manca la bollitura stessa, eh? Sì, sì. Basta che li bollisci, poi li metti a scollare e vedi che l'acqua... guardi che c'è un palloncino. Ti faccio notare l'ombra, Arci. Guarda l'ombra, c'è la luna. Vede che c'è la luna, sì. Le ombre sono dinamiche. Vedo la luna. Non vedo mica la luna. Le ombre seguono il prospetto della luce, vede? C'è un regalo che ti sta scivolando giù. Guarda, sì, il regalo, non lo prendere, lo sto andando a prendere, sto prendendo. Te volevo far vedere il quanto hanno giocato. Io ho visto solo il regalo, guarda, troppo bello. Ok, adesso vado a prendere gli altri Spirideo che sono qui. Oh, ce n'erano due Spirideo. Perché non prendi il pacco? Cioè, lo fai cadere e non lo prendi? Sì, l'ho preso, l'ho preso. Però siccome ho visto anche gli Spirideo, sono stato abbastanza veloce, signora. In che senso l'hai preso? Ah, ora lo apro. Hai raccolto il pacco? Sì, sì, ora lo apro. Sicuro? Bellissimo, guardi dov'è. Vede? Regalo. Adesso apro. Siccome ho visto i due spiriti, non vorrei che mi scappavo. Stereo retro, finalmente ho uno stereo. Retro perché per il museo, Mary. Non c'è cosa più bella che rinfollire tutto il museo prima di tutto. Ovvio, ovvio. Troppo bello. Guardi, guardi, la tarantola. Eccola là, fatti pungere. No. Minchia, no. Così mi punge. No, porca miseria. E appunto, io devo andare a prendere la tarantola. E la tarantola sarà mia. Sempre se c'è ancora lì. Vale un sacco di soldi quella tarantola. Già al museo gliel'ho insegnata una. In pratica appena devi alzare le zampe ti punge, quindi devi scappare. Devi andare a anticipare. Niente, sarà andata via. È andata via. Forse ce n'è soltanto una alla notte. Non ce n'è più di una, peccato. Però diciamo al museo gliel'ho consegnata, quindi alla fine me la sto fregando. Ah, lo voglio anch'io! Ah, mi sono fatto vedere la voglia. Ah, ma è fantastico. Io non sono riuscito a fermarmi, signore. Mi deve scusare, ma manca un altro pezzo di Spirideo. Un solo pezzo di Spirideo. È qui! No, è lui, non è. Sì, continuo così, mi ha fatto sparare. Pensavo che fosse pezzo. Non mi dico l'ultimo pezzo è lì sopra. Che non ci posso andare. Ganondorf mi capisce, il poverino. Lo capisco, lo capisco. Cioè, in questi tempi di guerra non posso neanche andare a fare le elemosine davanti al supermercato perché non c'è gente che gira e c'è la quarantena. No, io ho paura che Spirideo non ci sia qui. Mi hanno allungato la quarantena, sai? Ah, te l'hanno cancellata per te? Meglio. No, non meglio. Non meglio. Io mi stavo sentendo bene. Però me l'hanno allungata. Ah, te l'hanno allungata. Io pensavo che te l'ho annullata, avevo sentito. No, me l'hanno allungata. Oh, porca miseria, vabbè, va. Lo capisco. Discriminazione. No, sentivo bene. Peccato. Vedo l'altro pezzo di Spirideo. Mi sa tanto. No, è fino al 5 maggio o 3 maggio, non ricordo. È lì, l'ho trovato. Sì, ma però in Germania sono l'unico quarantena, diciamo, individuale, ancora non c'è quella nazionale. Guarda, è l'ultimo pezzo e non me lo raccoglie. Faccio un pezzo di legno che mi ero scordato. Perfetto, andiamo da Spirideo. Sai com'è? Lei avrà visto le occhiaie, la gola un po' andata. Mica ci potevo andare, dottoressa. In realtà sto facendo streaming notturni pazzeschi. Sto chiedendo come un pazzo e non dormo da 3 giorni. Non è che potevo dire così. Quindi lei l'ha scambiata per un peggioramento di salute. sì.
Deve io fino al 3 aprile, poi hanno detto che allungano sicuro, poi non è ufficiale, vabbè, ma si è scontato. Allungheranno, saranno ancora un paio di mesi. Non te lo dicono, creare panico isterico generale, ti fanno abituare lo stato pian piano. Ma sicuramente lo allungheranno. Sì. Penso fino a maggio tutto se lo tireranno, però è. Voi io penso anche questo. Sì. Credo anche io. C'è un altro regalo, ce l'hai fatta, hai ritrovato tutti i pezzi del mio spirito. Dammeli presto, subito, ecco qua. Vediamo cosa fa Spirideo. E adesso? Puoi esprimere un desiderio. Ta-ta-ta-ta. Sono tornato come nuovo. Io, meno male. Grazie, mi sento in gran forma. Devo darti la ricompensa, assolutamente. Cosa posso darti? Una bella carta? No. Qualcosa di caro o qualcosa di nuovo? Signora, secondo lei? Non è che qualcosa di nuovo è più qualcosa elegante? Di caro. Qualcosa di caro non vorrei che mi dà soldi. Qualcosa di caro. Facciamo le scelte dei ragazzi, no? Scegliete voi. Fai tipo una votazione. Votate, votate. Qualcosa di caro o qualcosa di... Allora, caro. Due caro. Due sono... caro. Ganondorf nuovo. 3 su caro. 5. 3 su 5 già. Acci, siamo 4 su 5 caro, quindi caro. Siamo su caro, quindi caro. Siamo così. Però ci sta facendo un troll. Mi ha trollato. Il fantasma mi ha trollato. Ma può darsi che trolli anche con l'altra risposta. Mi ha trollato miseramente. Allora, non so se è tipo un test, tipo sei stato avido, quindi non ti do un cazzo di buono, oppure se comunque era una troll anche con l'altra risposta. Ma credo che sia stato un test, credo, eh. Nazzo dice, questa è la mia anima che è finita l'anima crossing. Quando si trollone è terribile. Sì. Alla fine che ti hai dato? Una cosa blu? Non ho capito niente. Sì, una carta da parati, una carta da parati. Ora la vado a mettere. Andando quando si sblocco queste cose qui che mi squilla sempre il Tom Nook cellulare qui. Una cosa continua. Ora la vado a vedere la carta da parati e poi vediamo se riesco a partire per l'isola. Ah, c'è Luca, mi rubava i pesci? Hai rubato i pesci? Sì, ho rubato i pesci. A Mary. Ma sai che faceva Mary? Io pescavo. Per dispetto mi si metteva a correre appena il pesce stava boccando e me lo faceva scappare. Nessuno era stato mai così cattivo. Nella sua isola, perché nella sua isola può pescare solo lei, ti rendi conto? Fantasma fifone. Alla fine com'è sto online? Come funziona? No, ha funzionato benissimo con Mary. L'unica cosa è che non possiamo andare nell'isola insieme. Cioè, volevo portarmi Mary nell'isola lì, quella lì straniera. Poi qua c'è il menu per controllare quanti amici ci sono online. Ma mi pare che ci sia un'isola dove puoi andare con gli amici. Almeno dal direct, mi ricordo. Forse la dovete ancora sbloccare. Sono gli amici in locale. Beh, a meno che, siccome ancora non ci sono andato, perché il biglietto è la prima volta che lo uso, forse dovrei prima andarci io e poi andarci con loro. Non ha lagato perché immagino che sarà... La tarantola. Non sarà una cosa roba peer-to-peer, penso. Non lo so, è stato molto, per fare la connessione c'è stato molto. No, lo so che mi punci, Minchia, guarda come corre! Guarda! Corri Luca, ragazzo! Corri Luca! Ma ti fa male Luca! Corri Luca! L'ho presa! Guarda che mi l'hai preso! Guarda che bella! Guarda che bella! Le cose si fanno velose!
Io non sapevo che si Spade metteva a correre per tutto il viaggio. Non l'ho mai sentito la frase così. Minchia, però che mossa che hai fatto di aspettarmi. Sì, minchia. E è un motivo di soldi. Dobbiamo capire che Luca è pro player su Animal Crossing. Sì, infatti. Allora, aspetta. Intanto c'è lo stereo retro. Questi li posso andare a vendere tutti, perfetto. Andiamo, finalmente andremo ora sull'isola. Mamma mia, che... Ma è bellissima, hai visto quella tarantola come si muoveva? Sì. Ai, allora vendiamo tutto. Allora, vorrei vendere, sì. Allora, voglio vendere. Prima che sbaglio, 1, 2, 3, 4, 5, questo no. Anzi, questa no, la pongo alla Filippina, no, perché mi faccio ESC. Questo mi serve, ma momentaneamente lo vendo. No, non lo vendo. La tarantola che vale 10.000. Ok, mi sono pagato il primo potenziale. Al museo però l'hai data? Una? Sì, certo. Prima il museo. Adesso ne ho talmente tanti che già il museo è chiuso. Non le posso dare più perché si sta costruendo il museo quello grosso. Almeno qualcosa pro player, dice Mir con un beat. No, con non con un beat. Con un beat. Allora, adesso no, io... non con un beat. Mi sta confondendo l'uno su quel messaggio. Ho capito. Sì, con un beat. Allora, Stellomat. Mi sono bugato per un attimo. Deposita. Deposito 45.000. Ok. Una carta. Deposita altri 1.000. Luca, che pesce hai rubato nel mix? A me? Di Damiano. Che cosa ho rubato? Allora, è un... come si chiamava? Non me lo ricordo. Ne ho presi tanti. Una cappa santa. E poi ho rubato... non è che ho rubato? Un boccalone, ecco, il boccalone. Sì, boccalone, sì. Ah, il boccalone. Il boccalone vale tanto, almeno su Stardew Valley. Non so qua in Animal Crossing. Non ci ho fatto caso, l'ho venduto proprio ora, ma non vale molto, però. Vedi se non vale molto? Minchia, sono stati uguali il pesce che vuoi pescare. Beh, si è verificato un bug. Perché non ho versato tutti i soldi, ne ho lasciati 2.000 invece me li ha annullati. Allora, adesso al lavoro, un attimo, devo fare questo. Devo costruire questo, l'esca. Vedi, la vongola filippina mi creo l'esca. Io credo che l'esca mi servirà sull'isola per fare la pesca con gli squali o qualche altra cosa simile. Può bastare, ma guardi quante cose posso costruire, guardi. Per il momento non li sto costruendo. Questo già mi sono creato le asce professionali, quelle resistenti. Gli strumenti, questo è il rotino fragile, questo è quello resistente che però si rompe. Mi devo stare attento. E il banco da lavoro da mettere a casa, specchi, robe varie. Farò qualche regalino. Ok. Allora, dovrei vendere qualche cosina, una cosa minima, quanto mi pago l'ultimo mutuo. Una cosa veloce, devo pescare. Devo pescare qualche cosina. Allora, dov'è la canna da pesca? Vediamo che non si rompa questa canata pesca proprio sull'isola, guarda. Questa sensazione. Meglio che raccogliamo solo carte sante, dai. Se non ho abbastanza. Pesciaccio. Il pesciaccio lo voglio. Non si può rifiutare un pesciaccio, anche se so già che cos'è. Un messaggio per te, Luca, lo lascio leggere a te. Subito, aspetta che pesco il pesciaccio. Questa è una spigola comunque. Luca, riprenditi da quest'anima casina mia. C'è un bel messaggio per te. Guarda, che cos'è? Ma ascolta, non c'è niente da fare. La bambina di Animal Crossing lo ha preso e non torna più. Comunque Luca, ti volevo ringraziare nonostante tutto quello che stai passando per poter
porti sempre giochi che fanno ovvio, ovvio, soprattutto questo. Divertire e appassionare. Non solo volevo ringraziare te, ma anche Archie. Con la... Ah, ovvio, Archie vi tiene sempre compagnia. Anche Mary. Mary, peccato che oggi non c'è in chat perché non può partecipare. Danny. Piccolo Danny, grande Danny. Oggi non c'è Danny. Non l'ho visto. Penso sempre così partecipi e entusiasti. Scrivo questo perché oggi è stata una giornata per niente tranquilla. Ma grazie a te, finalmente riesco a essere tranquillo con me stesso. E soprattutto penserei grazie a te, Archie. Ganondorf. Pensi al fatto che appena ti arriva Animal Crossing ti potrai rilassare anche tu, quindi... Anzi, ho preso un pesce arci, un pesce abissale, un pesce molto profondo, infatti. Che frasi. Tra un po' mi finisco il mose, signor Arci, e continuo così. Io ci provo, ragazzi, ma Luca ormai è preso da Animal Crossing, dovete capirlo, è troppo esforico. Il messaggio di grazie Gandalf anche da parte mia. Allora Luca, la mia era una battuta a doppi sensi. Ah sì, il boccalone, l'avevo capito. Solo che non posso fare attualmente tante battute per un motivo che oggi ho messo quello per famiglia. Per bambini? Sì sì. Per famiglia. Alcune battute cerco di saltarle, ma tu le puoi scrivere tranquillamente. Posiziona. Guardi che pesciazzo. Anzi, si accende la luce al pesciazzo. Adesso cambio pesciazzo. Ah, questo è uno dei miei animali preferiti in assoluto, quello lì con la lanterna. La cosa pescatrice. Ah, ti faccio vedere come si posizionano i pezzi dentro casa. Vedi come funziona poi? Questo lo sposto, lo posso spostare così, oppure lascio premuto e lo posiziono dove mi conviene a me. Caso lo posiziono io le live le faccio alle 7 alle 9 ragazzi. Ok, vediamo se fa luce il pesciazzo. Chi fa luce, che bello. Lascio la luce accesa. Ah, devo provare questo. Dabbiamo chiedere se puoi avere la tarantola in casa, tipo addomesticata. Sì, la posso prendere, mi sono scordato che l'ho venduta, ma la posso mettere in casa, sì sì. Non che mi cammina dentro casa, almeno credo. Appena ne prendo un'altra tarantola, uno stereo boomer. Così è uno stereo boomer. Non voglio dire la luna. Allora, questo lo togliamo. Vediamo che effetto fa lo stereo boomer. Aspetta, un momento. Io non posso più vedere Switch. La puoi girare tipo di lato. È tutta la notte che vedo la Switch, quel modello lì. Qua posso mettere le musiche nello stereo. Ok. Nello stereo metto le musiche. Quindi, allora, spunto lo stereo. Però ti serve il vinile, mi sa. Sì, ce l'ho il vinile, l'ho appeso lì nella parete. KK disco. Ah, io c'ho la tarantola, non è una tarantola, però ancora la foto non ve l'ho mandata. Il mio ragno domestico. No, poi mandi la foto nel gruppo. Posso dirvi che i ragni mi sembrano affezionarsi al padrone? E c'è una ragazza che è amante di questi animali. Franci, Francesca Zambanni, quella lì che tu hai conosciuto già. Sì. Il mio ragno, quando mi vede, scambetta verso di me e mi sale sul braccio. E si fa accarezzare. Probabilmente, siccome gli dai da mangiare, probabilmente lui si vede come qualcosa, non è un animale, ha le sue intelligenze. Bisogna stare attentissimi perché sono insetti, giusto? Io sono grande e grosso, ho sempre paura di fargli del male. Quindi sono tipo la madre di porcellana. Non detto tedesco, la madre di porcellana, che devi stare attenta perché sennò si rompe. Ti difendo. Non so quanti anni possono vivere però i ragni, non lo voglio sapere. Io ce l'ho da più di 2 anni. Che bello, signor Arci. Chiedi di andare live dopo? Oh, non lo so. Perché sei di nuovo sveglia? Allora, poi c'è la carta da parati. Vediamo questa carta da parati se vale. Applica. Ah, va bene, sì. Oh ragazzi, sarà che a me con le 8 le piacciono, ma non mi fanno schifo.
adesso andiamo sull'isola. Vicolo, andiamo a vendere. Ah, si va sull'isola adesso. Io non so più se le tarantole sono qua domesticabili in giornata. Però nel 1990 mio fratello aveva una tarantola addomesticata. Vi dico che sono degli amori. Sono belli grossi, ma sono degli amori. C'è un altro insetto. Danno quando vedo insetti che ho raccolto così. Mi pare perché la legge si è cambiata negli anni. Credo che le tarantole non sono più ammissibili come addomesticazione. Per salvaguardare la loro specie, credo. Ah, non lo so, questo sono completamente ignoranti. C'è un altro insetto. In Italia puoi prenderne una se non velenosa. Se è velenosa puoi anche, tra virgolette, togliere il veleno. Però questo di sotto, il tarantole domestico, veniva già fatto. Cintela, questa già l'ho catturata, cintela. La posso vendere? Allora, intanto mi pago il mutuo. No, i rani ci servono nel mondo, ragazzi. Ovvio, tutte... Non si devono estinguere. Le danzarazze. Forse l'unico insetto che si potrebbe estinguere è la danzara. Fanno parte di un importante ecosistema mondiale. Sì. Voglio vendere. Allora, vendiamo. 1, 2, 3, 4. Posso vendere anche questo muro che è brutto. Ci sto, affare fatto. Perfetto, adesso noi paghiamo il mutuo di Don Knock. Allora, Stellomat, deposita, rimborsa, usa risparmi. Mica adesso vado a vedere la foto, ragazzi, però voglio mostrare la mia tarantola. Contante 140, 140. Ok, ho finito di pagare il prestito per la casa, e ora sblocco l'obiettivo e pagato il prestito. Tieni le miglia, che cos'è? Restituisci tutto ciò che ti è stato prestato, ovvio. Mille, addirittura 1000 miglia. Vi faccio vedere come si usano le miglia, sono fantastiche. Cioè, hanno creato un sistema veramente interessante. Ah, dai, Tom. Grazie tante. Sono anche un buon momento per riflettere per i piani per il futuro. Sì. Ma non ti piacerebbe se fosse più grande, ovvio. Salutare. Se vuoi informazione, però vieni qua a trovarmi quando vuoi. Ora ti vengo a trovare, ora. A proposito di casa, infatti, per casa ti consiglio di ingrandire la stanza. Per farlo necessario ti guarda un figlia, 198.000. Stanno crescendo. Sì, va bene, vai, forza. Bene, inizia le vuole, vai. Forse è il momento adatto per cambiare il colore del tetto. Che colore faccio? Lascio blu il tetto o rosso? Cosa mi dite? Lo lascio blu? Rosso, rosa, giallo, nero. Tu che dici, Archie? Io l'ho messo blu per ora. Oh, sì, perché no, blu è bello. Io ho lasciato blu allora. E già è blu. Un altro colore, anche il turchese mi piace. Allora proviamo il turchese, rosso, rosa, giallo, nero. Allora proviamo il turchese. C'è Flamewolf. Ciao Flamewolf, hai cambiato nome. Ah, Flamewolf, ciao Flamewolf. Comunque sempre Flamewolf ti chiamerò ormai.
Andiamo di turchese, dai. Turchese mi piace. Turchese è bello. Tra l'altro, posso dire che la console con la colorazione di turchese più bella sia stato il primo 3DS. Quello tipo acqua blu. Ah, sì, me lo ricordo. Era il colore fantastico. Ciao, Gabriel. Ciao, Gabriel. Ciao. Quella era una colorazione fantastica, sì. Che ancora oggi c'ho, ogni volta lo guardo e dico meraviglioso sta colorazione. Assolutamente, più che meraviglioso. Allora ragazzi, io parto per l'isola. Come stai Gabriel? Era tanto che non ci vediamo, come va? Ah, partiamo per l'isola. Ti do il benvenuto al tuo unico e solo accesso ai cieli, da porto di blu. Oggi che posso fare per te? Vorrei partire. Ok. Ricorda, qui è un capo con miglia di Nook a nome tuo. Puoi usarlo quando vuoi. Adesso. Andare. Voglio volare con il coupon. Ok. Partiamo. Possiamo farti volare anche ora. Ma è tutto pronto? Strumenti inclusi? Ti regoliamo tutto. Andiamo. Ciao Natsu. Ritorna poi. Qualcuno intende volare. Ok. Con volo. Che cosa penso solo? Che cosa farebbe un dodo? Un dodo non sa volare. Estingue. Un dodo si estingue. E cosa farebbe un dodo? Guardi come vola col dodo. È preoccupante. Purtroppo lo opera a GameStop e siccome sono giusti. Così Gabriel. Bene, aggiornamento stato volo. Alfa Tango. Tango Eco, Romeo, Romeo, Alfa Tango Oscar. Delta Oscar, accendo per te. Il tuo primo viaggio a sorpresa, allora lascia che ti spieghi un paio di cose. Innanzitutto, durante questo tipo di viaggi, vige il protocollo, chi lo trova se lo tiene. Adesso mi fa pensare che online ci possiamo andare, però se prima non facevo il primo viaggio gratis non me lo faceva portare, quindi spero di poterci tornare con Mary. E si tratti di legno, frutta, pesce o di qualsiasi altro oggetto, la regola è una: se riesci a trasportartelo è tutto. Poi ti servono subito, posso curarti io ma ti costerà un po' di mille. Una volta abbandonata l'isola è impossibile tornarci, se dimentichi che qualcosa non potrai più recuperare, ok? Ok, non so trovare di ora va pure il soldato, non fare nulla che un dodo non farebbe. Bello, bello. Ok, metti in contatto se siamo strumenti per aspetto. Buon divertimento. Siamo già arrivati nell'isola. Qui possiamo craftare strumenti, i fiori. I fiori! Vediamo i fiori! Le ciliegie ce l'ho! Il cocco! Prendiamo il cocco! Prendiamo il cocco, ci mancherebbe altro! E proviamo a scuotere il cocco! Vediamo cosa succede se scuotiamo il cocco! Uno! Ah niente, semplice legno, ok. Ma io direi di camminare con il retino. Perché se c'è qualche insetto strano dobbiamo essere pronti. Pronti, pronti. Sì, tanti insetti strani sui fiori. Museo, vai. Un catacanthus. Mi ricordo volta qualcuno. Sì, mi ricordo no. Vai, preso. Oh. Una cimice, che puzza. Oh, hai ragione. Hai ragionissimo. La pietra la prendo, anche se non è detto che me la tenga io la pietra. Allora, l'erba la dobbiamo togliere, altrimenti c'è un piccolo bug che mi toglie le cose che cadono sull'erba. Purtroppo. Quindi adesso tocchiamo la pietra, vai. Minerali. Minerali, minerali, ferro, ferro, vai.
Ok, ho preso il massimo, vediamo. Il massimo, qui si sfrutta tutto. Ok, così si sfruttano le pietre, quindi minerali di ferro ci servono. Argilla non tanto, però. Ah, è bellissimo Ita Gabriel, molto carino. Prendi tutto, ovvio che prendo tutto. Mary, io ti volevo portare qui, per questo volevo fare il viaggio, però purtroppo ancora non me l'ha permesso, ma credo che in futuro lo potremmo fare. Allora, adesso prendiamo la canna da pesca e si pesca. C'è un abitante strano. C'è un abitante strano. Mi faccio, lei ancora c'è in chat o è svenuto? No, ci sono, stavo guardando un vecchio foto in cerca di una in particolare. Allora, c'è una farfalla che io non ho. Quindi, minchia, mi ha fatto scappare il pesce la farfalla. Intanto, la farfalla va presa, signorarci. Che bella! Farfalla morfo blu. Mamma mia, sto riempendo il museo. Appena apro il museo gli ho dovuto consegnare tanta roba che ci sarò un giorno. Già mi sono riempito le tasche, sì. Ovviamente sì. Sto quasi riempendo le tasche. Esce? Così non va, esce. Non va. Vai. Ah, bravissimo pesce. Vediamo se è un pesce di quelli che io non ho. Un carassio. Caro carassio, ora sei mio. Mi pare che il carassio non ce l'avevo. Pare che il carassio non ce l'ho. Adesso vado a controllare il carassio. Intanto vado a prendere anche questo pesce. Vieni qui, pesciolino, vieni. Vai. No. 2 3. E questo pulite. Questo pulite ce l'avevo, quindi ora lo butto. Pulite lo butto. Quindi per essere sicuro. Allora, questo qui che non avevo è il carassio, quindi il carassio non ce l'avevo. Perfetto. Allora, cobite, vediamo. Sì, cobite ce l'avevo, quindi cobite è un ghiozzo, cobite ce l'avevo, quindi lo butto prima che prego posti inutili. Quelle farfalle, va bene, perfetto, buttiamo subito il cobite. Devo riempire le tasche di roba che mi serve. Dov'è il cobite? Qua cobite libera. Non mi serve ciccio. Addio. Chiari mi riporterei però. Legna, sì, mi serve, ma anche no. Per me ha priorità. Allora, quello che ha priorità per me è il. Come si chiama? Il minerale. Quindi. Non mi interessa il minerale, allora non mi faccio la buca, una qui e volendo anche una qui, fino a riesco a posizionarmi bene. Spero che mi escono i minerali ferrosi. Vai, minerali ferrosi, vai! Quello che diavolo è? Oh, perfetto. Ferroso, argilla. E questo? Minerale dove? Non mi è mai capitato. Comunque i minerali hanno fatto una buona cosa. Che tu, se tu devi potenziare per esempio il museo, o in questo caso che mi servono a me per potenziare il negozio di Tom Nook, devi raccogliere tutta una serie di oggetti. Quindi devi craftare anche la città, fra virgolette. Oh, le noci di cocco. Ovvio che noi ci sentiamo le noci di cocco. E prima di pescare sulla spiaggia, andiamo
c'è un testo che però io già ho catturato. Ci sono altri minerali. Ok, devo incontrarmi per forza con sta tizia. Ma chi è? Anita! Anita! Di incontrare nessuno in questa gita. Je m'appelle Anita. Oddio, un francese. Tu sei Luca, da Blue Moon. Sono felice che tu mi abbia rivolto la parola. C'è qualcosa che j'adore? Un viaggio e la possibilità di farmi nuovi amici di Chic. E parla tutta francesina, quindi ora tu vivrai nel mio villaggio. Ok, vedere posti nuovi mi porta a mettere in discussione la mia vita sull'isola in cui vivo. Sì, infatti. Venga, venga da me. Vieni dalla mia isola, ti capisco, vieni. Merci per la tua proposta. Prego. Noi siamo mondati e non avrei mai immaginato di fare la tua. Non mi piace, ma vengo qui perché è affascinante in qualche modo. Vuoi veramente che mi trasferisco sul tuo francesismo? Mi interessa. Sì. E torno a casa, ovvio. Me ne vanno prima che mi dimentichi, vai. Perfetto. Nel frattempo io, signorina, continuo. Io devo prendere la pietra, altrimenti non me la dà. Rieccomi comunque. Visto. Ho portato un nuovo abitante del mio villaggio. Adesso uso la pala. Siamo troppo dolce. Sì, Gandalf, molto bello. Molto bello. Più che francese sembra una baghia. Infatti, assolutamente. Una geisha giapponese, sì. Questa era la messa in davvero. L'ho mandato anche regà. No, porca miseria, io già la odio questa. Mi si è messa qui mentre stavo facendo i minerali. Ah, ti odio. Ma questa è bellina come animale, Anita. Sì, però si mi si è messa qui quando stavo craftando i minerali. Anita. Perché c'è pure lei. Da. Che bello, i fiori me li raccoglie. Ma lo facevo gambeggio io, Gannon. Mi ha fatto, mi ha accompagnato in tanti viaggi. Poi, prima o poi, si consuma nel tempo, però quella è durata molto. Allora, il Catacanthus io già ce l'ho. Catacanthus, quindi libero. Vediamo il Catacanthus. Devo portare le cose che non ho. Andiamo sul... Mare, che cosa c'è? L'isoletta è piccolissima, eh? Allora io mi sono assentato, dimmi una cosa, queste sono le isole casuali che possono capitare, giusto? Sì, credo che sia la più piccola perché questa è da grande. È un'isola di prova. Poi le altre, questo già ce l'ho, mi pare, la spigola già ce l'ho. E la spigola la butto, ci sono insetti e roba che uno non ha. Quindi interessante. Soprattutto per caffè. Fare robe. Guarda che carini quei pesciolini. Allora adesso io prendo. Sì, qui in base va a poter raccogliere tante cose, quindi spero che si ci possa tornare con gli amici. Quindi è una cosa che devo accertarmi ancora. Lo strombo non mi interessa, mi interessano i minerali. I minerali per me sono determinanti, quindi iniziamo a raccogliere i minerali. Pala. Ok, siamo pronti. Spero che nessuno mi venga a disturbare. Ma Foresto ti chiede, Luca, allora che mi dici? Ti piace questa anima? Costi punti sì. Positivi e negativi? Dai e facci una bella recensione. Allora, rispetto a tutti dai gli altri, tu considera che... No? Sì. Ok. Allora, tu considera. Chi è che me l'ha chiesto? Semaforo verde? Semaforo onesto. Non so se esiste anche semaforo verde. Magari prima o poi avremo un semaforo rosso e giallo. Allora, sì, no, mi piace tanto, perché a differenza degli altri Animal Crossing, tu già la prima giornata giocavi 2 ore, non c'avevi nulla che potevi più fare. Qui già, se tu ti rendi conto, le miglia di Nook mi permettono di sbloccare roba e potenziarmi, quindi c'hai sempre qualcosa da fare. Anche se tu vuoi giocare 6 ore, 12 ore, qualcosa da fare la trovi sempre.
perché a tante cose poi accumuli altri miglia di nuke. E tipo adesso c'è mini piccole missioni, cattura un bruco dal fodero, oppure compro oggetti che ti raccolgono e ti danno altre miglia, e poi le miglia tu le puoi spendere in maniera utile, nel senso, io le ho spese, per esempio, guarda, mi sono allargato la borsa e la potrò allargare ancora di più, posso acquistare oggetti che non ci sono nei negozi, posso craftare per esempio i progetti, quelli lì delle asce che non si rompono, di tutta una serie di roba. Inoltre, quando tu vuoi potenziare, per esempio, io voglio potenziare il museo, lui ti dà delle missioni e quindi ti dà qualche gioco da fare. La missione raccogli un certo numero di animali o fossili. E poi il fatto stesso che tu l'isola non la puoi esplorare tutta, già ti implica, come non potevo prendere la scala, alcune cose non le puoi fare, quindi il giorno dopo ti viene voglia di sbloccare altri oggetti per fare le cose che in passato tu già le facevi subito. Quindi poi alla fine della giornata non potevi fare più nulla. Quindi hanno sempre roba da fare. Non c'è un punto morto. Risponda Mary, sì Mary. È molto meglio degli altri Animal Crossing. L'unica cosa che manca, l'isola dove si gioca assieme che c'era sul 3DS, e quella era una cosa bella, ma potrebbero aggiungerla. E poi devo... hanno detto che ci saranno, rispetto ad altri Animal Crossing, ci saranno aggiornamenti gratuiti. Quindi ci sarà qualche cosa che dovrà andare aggiunta, perché l'isola del 3DS che l'era fatta molto bene. Forse magari hanno tagliato qualcosina così, visto che è già stracompleto, lo aggiungeranno come soppressina nel corso del tempo. Come può essere che sono cose che si acquistano? Perché per esempio, guarda, vedi questo menu degli oggetti? Questo menu degli oggetti io l'ho dovuto acquistare con i... come potenziamento, tramite le miglia di nuke. Quindi figurati, quindi con le miglia di nuke hanno fatto un parallelo fra le cose che tu puoi fare nel classico Animal Crossing, che sono allargare casa, quella la devi fare con i soldini, a parte la prima volta. E poi le miglia di nuke ti servono per fare tutto il resto che negli altri Animal Crossing, e poi tu puoi fare tutta la città, c'è tanto. Quindi secondo me è meglio. Che hai rotto, signoracci? Che cosa hai rotto? Ah, il solito mouse, prima o poi muore definitivamente. E qui non lo faremo. Rispondendo a me, sì, quella è la mia tenda quando giocavo Animal Crossing in real life. Poti, rinforzamento con sacchi di sabbia per evitare che venga flottato il vento. A sinistra della tenda un bel stand di panni per lavare i panni e metterli al sole. E se noti tutto necessario che serve per sopravvivere. Allora vediamo se qua posso craftare oggetti, l'hanno messo dando per finta. Possono craftare gli oggetti? Sì, si possono fare. Un progetto fai da te. Ah, ottimo. Posso portarmi i progetti che avevo fatto. Perfetto, perfetto. Così vedo. Corona di anelli. Ma gli anemoni io non ce li ho. E io qua mi scuro tutti i fiori che ci sono, se ci siamo. Le ciliegie io onestamente, perché non me le devo portare via? Tutto, devo rubare tutto, devo rubare tutto da questo sito. Anche la legna. Deve rimanere nulla. Allora, legna. Ah, vedi le asce, guarda gli strumenti. C'è l'ascia di pietra per tu craftare legna. Poi c'è l'ascia normale per tagliare l'albero. Quindi solo per farti capire quanta roba c'è. Vediamo quanto un trucchetto di questi, perché raccogli uno, vedi quant'è. Allora, ci sono i tronchetti, vedi? C'è il legno normale, poi c'è il legno morbido e poi c'è il legno duro. E in base alle combinazioni tu crafti altre cose. Con le pietre, i minerali di ferro, l'erba ti serve per craftare oggetti, questo di oro non so che cosa serve, i rami ti servono, i rami per esempio li fai spuntare così, smuovendo l'albero, e spuntano anche altri insetti quando smuovi l'albero. Mary ti chiede, ma quando avrai la carta ci sarà ulteriore spazio per mettere gli oggetti o avrà l'inventario ingrandito? Sì, certo, poi c'è anche il magazzino di sotto, c'è il ripostiglio, quindi sì.
mano che quello la... che ho visto nella live, nella diretta, nel direct, ci saranno case ancora più grandi. Sì, sì. Che potrai fare. E soprattutto la potrai spostare la casa. Quindi se un giorno tu vuoi modificare tutto il villaggio e fare delle cose particolari che non sei riuscito a fare prima, non avevi, che ti sono venuti in mente dopo, che potrai fare. Sì! Questi mi devo raccogliere. Guardi com'erano ben nascosti, signorarci. Guardi, che cosa sono questi cosi? Sei esperto di cucina, e vai. Una ligia exotica. Che cos'è? Sembra tipo un... No, non capisco. Sembra un gambero, sembra una specie di gambero. Una ligia exotica. Un coderottero che d'ora dispiace, non lo vedo. Un camperetto. Ok, quindi un altro animaletto che non avevo. Canna da pesca. Ok, ma conviene fare questo qua, prima che poi sbaglio. E come vedi, già il fatto che mi sono ordinato le tasche e le ho allargate, già sto potendo portare parecchi oggetti, eh. Un pochettino ho svuotato l'isola. È comunque un crostaceo. È un crostaceo. Vai, 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 vai. Questo... Lo sgombro, ce l'ho lo sgombro. Lo butto di nuovo in mare perché... Allora, facciamo un po' di cultura, ragazzi. Ligia... Ligia exotica, detta anche scarafaggio mare o scarafaggio volo. Ah, io non lo conoscevo. Vediamo un pochettino di roba. Ok, vediamo questi pesci. 1, 2, 3 e 4. Questo l'asca ce l'ho. L'asca mi pare di avercela. Vediamo. La ligia, vediamo che se mi dà qualche descrizione di questo qua. Ligia esotica. No, non mi dà le descrizioni, quelle poi saranno nel museo, le descrizioni dettagliate. Quindi al museo poi le vedremo. Qua c'è quel bel ragnazzo, guarda che bello. Tarantola, la prossima che catturo me la metto nella stanza. Tarantola. Guarda che bella. Bellissima. È bellissimo come mi ha inseguito, è stato troppo bello. Allora, qui andando sbloccato altre miglia. Ora vi faccio vedere le miglia come mi aiutano a potenziare il mio personaggio. Ora è 23 e 22, quindi fa un pochettino. Ok, ok, ci siamo. I fiori. Queste cose, i fiori finalmente, anche se tu cosi, non li puoi distruggere. Al massimo sì, li distruggi, ma rimane la radice dei fiori. Guarda che bello. Quindi anche se i tuoi amici vengono, ti vengono a rompere le scatole, a meno che non sono i migliori amici che possono scavare, non succede nulla di grave. Adesso noi iniziamo a raccogliere legna. 1, 2 e 3. Svuotiamo l'isola di tutto. Resterà nulla di quest'isola a ignorarci. Uno, due e tre. Ok. I minerali li ho presi tutti. E qui i minerali li ho presi. Visto uscire un insetto, ma già quell'insetto io ce l'avevo. La santa non mi interessa. Già ce l'ho. Minchia, le vespe. No, scappa le vespe. Queste, con queste non posso scappare. Porca miseria. No. Ops. Le vespe mi hanno punto. Ma noi ci caschiamo la medicina. Facciamo questo.
cambia. E possiamo craftare la medicina. Strombo sì, lo lascio. Andiamo a craftarci la medicina. Vi faccio vedere come si fa. Allora, prendo l'erba, che non mi serve, tante cose. Sì, si al lavoro. Qui i progetti li sbloccherete man mano. Allora, realizzabile, medicina, espaio ed erbaccia. Crea, sì. Delitto perfetto, assolutamente. Mi manca lo scorpione, regione. Può bastare, perdona. Manca lo scorpione, medicina. Prendi medicina. Perfetto. E poi, vediamo le cose che non mi servono. La lasca. Lasca non mi ricordo. No, no, la lasca me la devo tenere. Il cocco ce l'abbiamo. L'erba in tutta onestà la lascerei. Non mi serve l'erba. Allora, andiamo a raccogliere un pochettino di legna. Che mi servirà sempre per craftare roba. Fino a quando lascia non si romperà. Molto probabilmente questa resisterà come ascia, perché ascia resistente. Ciliegie e non cade nulla. Non cade nulla perché c'è quel bug che vi avevo detto. Se uno raccoglie l'erba attorno all'albero non escono le robe. Quello meno non è un bug, l'hanno fatto apposta per evitare. Ok, ho raccolto tutto. Ho svuotato un'isola. Non c'è più nulla. Posso provare a pescare roba. C'è una cosa simile negli Stardew Valley. Se lascio erbaccia intorno agli alberi di frutta non fanno frutti. Eh sì, quindi attorno a queste cose cerco di ripulire. Che fai? Lasciamo perdere perché lo scompro ce l'ho. Allora, direi che qui ho finito. Dovrei anche essere riuscito. Mi sono comprato delle pettinature nuove. Perché ci sono, si possono comprare parti del corpo? Sì, sì. Pettinature nuove. I potenziamenti. Anche per... occhi, bocche nuovi e tutto. Tutto. Ditemi di sì. Ditemi sì, che c'è sì. La chirurgia plastica. C'è la chirurgia plastica. Sì. Possono fare i capelli, faccia, tante cose. E ci vogliono sempre i... Come e si c'è chiama? Una faccia incazzata, per favore. E ancora li devo guardare. Le posso sbloccare qualcosa. Ora ci vado, li sblocco. Voglio tornare a casa. Ok, perfetto, torniamo a casa. Sì, voglio tornare. Sì, voglio tornare. Mica quante cose ti deve dire. Ti capisco perché sei estinto. Che vuoi far dire? Voi sì, sicuro, sicurissimo? Ma proprio sicuro, sicuro, sicurissimo di essere sicuro? Mary, pattinature, pettinature, arci, parti del corpo, Luca, potenziamenti. Luca potenziamenti. E Jojo Docet. Allora, intanto sblocchiamo qui tutti questi altri miglia di Nuke. Vedi com'è facile craftare queste miglia? Tante piccole missioni, che se tu un giorno finisci roba da fare, ma vuoi comunque giocare ad Animal Crossing, c'è sempre qualche piccola cosa che potrai fare. Ignorarci. A me mi basta sapere che ignorarci. Qualcuno scopa che abbiano messo le maschere B. Ma di che c'è lì? Lo spero. Ma di che c'è lì, signorarci? Capito come funziona il padre? Devo farla stare ferma. Ehi, gira, la vista, signorarci. Visto. Si deve fermare. Gira. No, minchia, mi ha ammazzato. Niente, stavolta non è andata a buon fine. La volevo mettere nella casa. Ma ci riuscirò a metterla nella casa. Comunque, conserviamo
i pezzi che devo dare al museo. Li mettiamo qui. Allora, i pezzi da dare al museo. Allora, dobbiamo dare il cocco, ora lo piantiamo subito. Questi li posiamo. Metti sgabuzzino. Sgabuzzino che poi dobbiamo dare al museo. Questi credo che mi serviranno. Sempre. Tutto sgabuzzino. Quelli li conservo per gli ospiti. Allora, questi prima di mettere questi, di dare i fiori. Carassio, sgabuzzino. Mamma mia. C'è un macello. Non so se posso craftare sia al lavoro. Questa non la posso craftare ancora. La anemone. Anemone non ne ho. Sta servendo i fiori. Al momento li metto in sgabuzzino. Mettiamo un fiore qui nella stanza come sta. Posizione. È un granché, un fiore istante. Non mi piace. Mi piace perché non ho i tavoli. Poi lo faremo. Lo metterò il fiore nella stanza. Cappuccino. E cappuccino con questo. Viole, viole. Serviranno per craftare qualcosa. Perfetto. Andiamo a vendere. Guardi Ciccio. Ciao Ciccio. Stiamo per caso giocando a rincorrerci? No. Dimmi le novità. Non è la sensazione che qualcuno ci stia osservando? Comunque sia, spero che si diverta a vedere i sollevamenti perfetti sulla panca. E chiedo alla Line che osservano, signor Ciccio. Questo quello è un personaggio bellissimo, fantastico. Ok. Dovevi essere pronto per far ampliare il negozio di Tom Nook. Vediamo. Meno che sono 30 pezzi di minerale di ferro. Allora, riguardo al negozio, sì. O dei materiali. Ah, 30 minerali di ferro, non ce l'ho. Okay. E ancora minerali di ferro, ci vorrà qualche altro giorno. Allora, nel frattempo, punto nu. Tom Nook. Allora, seguendo opzioni, vediamo, usa le miglia di Nook. Andando c'è il catalogo, qui vendono altra roba. Bidone rifiuti, se non mi interessa, cappello, maglia. Oh, questa è carina la maglia rana. Non la voglio. Carpe, questo già l'ho ordinato, il disco di KK, mi deve arrivare via posta. Usa le miglia di Nook. Andiamo. Blocchiamo qualche potenziamento. Abbiamo raccolto 5630 miglia. Potrei andare su un'altra isola. Oppure 8 tagli pop. Quindi i capelli. Tagli moderni. Tinte per capelli. Camicia, bandana. Copri occhi. Alzoni, stacca. Questa te l'ho presa. Ombrello. Muro, questo è carino. Tappeto. Questi sbloccheranno altre cose. Tagli pop. Neri vuole tagli pop. Prendiamo i tagli pop. Prendiamo i tagli pop. Vede, signor Arci? Vada. Tanto a me non mi servono i tagli. A voi. Lui già ce l'ha la sua. Esatto.
tutto chiaro. Ho imparato dettagli. Oh, potrei cambiare un po' il mio look con una toletta e uno specchio. Ah, lo specchio serve per questo. Ho capito. Forse troverai i tuoi capelli. Sì, stavo cercando di capire lo specchio perché mi serve. Dagli Pop, io mi faccio il cappellone. Spero che ci siano dei miei capelli. Vediamo, adesso devo craftare uno specchio. Lo specchio, vediamo cosa richiedeva. Allora, si è al lavoro, quindi per io utilizzare questi, prima devo craftarmi uno specchio, di legno. Minerale di ferro e legno normale, perfetto. Prendiamo la legna normale. Metti in tasca. In tasca il minerale di ferro che poi li uniamo. Ok. Si è al lavoro. Realizzabile. Creiamo. Sì. Specchio da terra di legno. Può bastare. Ok. Mettiamo lo specchio. Lo togliamo perché non ci serve. Mettiamolo qui lo specchio. Funziona. Perfetto, mettiamo lo specchio. Ok, cambio il mio look. Perfetto, quindi lo specchio serve per cambiare il look. Allora, quindi qui possiamo cambiare tutto del personaggio di nuovo. Adesso abbiamo aggiunto nuovi tagli. Quindi prima ci eravamo fermati a un certo punto e qua ci sono un po' di tagli. Allora, noi abbiamo messo finora questo, però vediamo cosa c'è di nuovo. C'è questo che sembra Dragon Ball, questo non si può vedere. Oddio, questo è Jojo, questo non so chi è. Oddio, quel taglio sembra che abbia una banana sulla fronte. Infatti c'è una parte di Jojo che poi sarà così. Una banana sulla fronte. Oddio, guarda questo. Che sta roba? Ma non ci sono i miei capelli. Allora, chi sono quelli femminili? In quelli femminili? Non mi posso guardare. Effettivamente io c'ho la quota così. Oddio. No, così non ti vedo, Luca. Oddio. Ah! Questo già va bene. Questo va bene, Luca. Sì, però... potrei. Quello di prima va benissimo. Questo godino potrebbe andare. Sì. Però quella riga di lato è troppo femminile. Vabbè, no, va bene, guarda. Secondo me questi vanno benissimo per te. Lo metto, sì, momentaneamente lo possiamo mettere. Secondo voi, ragazzi, questi capelli per Luca non sono meglio di quelli corti? Per il momento sì. La corda dietro era identica, io direi di sì. Oh, non me l'ha messi, aspetta che mi si metto. Arci, voi due, chi è la donna? Ovviamente Luca. Non è femminile la riga, dice Mary. Sì, è una riga normale. È una riga troppo femminile. Io non abbastanza ce l'ho neutrale. Facciamo ok. L'ho messi. Ok, poi c'ho il cappello, quindi non si capisce. Io mi farò pelato sicuro. Ma anche quando quella righetta non è che... dava fastidio, cioè non è che... secondo... io mi ricordo una foto in cui avevi la coda così. Sì, ce l'ho una foto. Quindi una cosa così. Me la ricordo bene. Però secondo quella me... riga che è troppo femminile, però... tanto li possiamo cambiare ogni quando vogliamo, quindi... ma non pure è Mary che dice che non è femminile, perché continua a dire che è femminile? A me sembra femminile, guarda, sembra una donna, sembra, però... non sembra una donna, sembra un ragazzo con i capelli lunghi. Guarda, qua c'è il pesciaccio. Allora, volendo, io potrei andare ad esplorare un'altra isola e finirmi la raccolta dei minerali. Volendo. Minchia, Mary si sta incazzando. Ti sta dicendo. Sta cazzo, Rica, non lo è.
Capito? Ho capito, basta, mi arrendo. Se lo dice la donna. Mi arrendo, mi arrendo. 14 minerali ferrosi. Io quasi quasi, che dice? La vado a prendere un'altra isola. Un'altra isola? Perché no? Così sposto. Finisco la raccolta di minerali. Metto nello sgabuzzino. Sgabuzzino. Ah, devo piantare queste cose qui. Devo assolutamente piantare il cocco. Piantiamo il cocco. Grande Mary. Cocco, bello. Concordo anch'io con te. Cosa, cosa? Cosa dice? Sul discorso della riga. Ah. A me sembrava... La riga sembrava... Allora, proviamo qui il cocco. Mi pare che non crescerà mai. Voglio provare a farlo crescere. Non lo so. E ci provo. Ci provo. Allora, sarebbe bello effettivamente lì. Ci provo. Forse accanto a là. Pianta uno qua. No, aspetta. E invece sì. Io ci provo, tanto ne ho tanti. Piantene uno. Ok. Poi domani vedrò dov'è che prende e dove non prende. Pianta. Perfetto. Pianta. Pianta. Per un altro lo metterò un pochettino più distante. Non vorrei che poi non crescano. Pianta. Un altro cocco qui. No, lì è troppo. Forse sì. Ma vediamo. Devo fare delle prove. Pianta. La spuffa. Un altro cocco lo piantiamo stavolta. Qui. Pianta. Perfetto, io quasi quasi vado a fare un altro biglietto per un altro viaggio su un'isola. Vediamo se riesco ad avere abbastanza minerali. Cocco vicino alla sdraio, e lo spero di poterlo mettere, Mary. In qualche modo ci dovrò riuscire eventualmente. Allora, mi serve... Allora, famiglia Nock, famiglia Nook, questo, assolutamente, sì, yes, ok, abbiamo preso il biglietto per volare via, abbiamo preso, perfetto, no, basta così. Ah, speriamo di trovare un'isola dove posso fare tante cose. Dove posso craftare tanti minerali. Ah, qua ti faccio vedere prima che poi sparisce. Ti faccio vedere. Vedi, qua c'è Blatero, quello lì momentaneo. Ho fatto già abbastanza donazioni. E poi mi regalerà un museo. Ormai non accetta più donazioni, per ora è pieno. Facciamo un altro viaggio con Dodo. Fai da Luca. ovvio signor Ganondorf. Ganondorf, noi ci rifaremo, Ganondorf. Io quando avrò Animal Crossing, visto che siamo in quarantena, il primo giorno faccio 24 ore non stop. Solo per recuperare tutti quanti. Che cosa vuoi fare? Andare? Vuoi volare con un...
Lo hai detto? L'ho detto? L'ho detto. Cosa? Cosa? Cosa ho detto? Detti testimoni. Cosa Gandalf? Non lo so, non l'ho capito. Facciamo 12 ore non stop, 24 ore. Ah, 24 ore non stop, no. Forse... Al massimo... 12 ore. 12, 10. 12 ore lo posso fare. Meglio 10, guarda. Ma guarda, se inizio dal 12 di mezzogiorno, alle 12 di sera lo posso fare. E poi mangia in diretta. Sì, non ci vuole niente. Se non ti tirare di... E poi la vengo a visitare ovviamente durante la live. La veniamo a trovare direttamente. Ma io aspettavo 24 ore. Mi posso... Ho detto 12 ore, 12 ore si può fare. Guarda, l'isola questa è molto più grande. Ho ordinato la pizza di pomeriggio, ma la mangio in diretta tranquillamente. Ci sono le canne, ci sono le canne. Vabbè, fra erbe e canne, qua i fraintendimenti sono... Sì, le canne, le canne. Se conoscevi Marcosso, conosceva anche le canne. Ah, di quell'isola era... Io le conoscevo anche prima di conoscere l'anima Cosimo, onestamente. Sì, lo so. Adesso mi porterò via le canne. Germoglio di bambù, le canne di bambù. Il mio terreno sono infestato da questa roba. Oh, germogli di bambù, li vogliamo. Li vogliamo. Allora, prima ripuliamo tutta la zona, adesso scaviamo i tre pezzi, spero che non si avvicini quella specie di rana. La rana non la voglio, lo detto, dico bello chiaro e forte, la rana non la voglio. Adesso via! Vai, minerale di ferro, per favore. Ah, buono. 1, ne servono 15, 2, 3, 4, 5. Quindi se ho 3 pietre e sono fortunato, ce la potrei fare. C'è altro poco. Cazzo ho preso? No! La pala si è rotta, noi la andiamo a cantare subito. Su una tarantola. Serve la pala. Porca miseria, non ci sono alberi per fare le pale. Mi sono portato qualche rametto per errore. Oh, lì c'è un progetto. Dimmi che è la scala. Spero che sia il progetto scala. Un nuovo frullato proteico, invece mi è venuta una splendida idea per il fai da te. Vediamo, nuovo schema, vediamo che schema è. Impara. Catlab. Questo posto. Sei Catlab. Non ho idea. Luca, deve mostrarci le nostre foto. Vada e le mostro. Ah, posso però.
Nemo, sai, darci le nostre foto? Va, subito! Qui sono le nostre foto. Kit Mort. Guardi, qui siamo con la signorina Mary. Signorina Mary, o l'accetta io? Questa è la signorina Mary? Signorina Mary, yes. Ah, questa signorina è bellina. Mary. Sembra quasi che tieni tu una foglia, se vedete quell'altra foto, però. Cioè, non facci caso che c'è una sciabana, guarda indietro, no? Vedo. Guarda che bella quella foglia. Chiudi gli occhi perché sta godendo il momento. Eh sì. E che si fa i selfie. Anche Mary ha chiuso gli occhi nell'altra foto. E si fa i selfie in questa foto. Tipico delle ragazze. Sempre, ovvio. Allora, continuiamo. Ti sta prendendo a parole, ti sta prendendo a parole. È ovvio, hai fatto tre foto in croce. Ma sono tre foto belle quelle. Cioè, hai detto la cosa che non dovevi dire. Che cazzo ho detto? Che le donne si fanno i selfie. È vero. Tipico delle ragazze. Ma è vero. Cioè, conosco anche ragazzi che sono dipendenti dal selfie, però le ragazze sono di più, dai, diciamoci la verità. Penso proprio di sì. Ma mica ho detto niente di male se dico che ti tira le ragazze, eh? Solo minerale rosso. Peccato. Non sono queste le cose che mi fanno alterare. Sono le foto di Luca che mi fanno alterare. Le mie foto? Che fa? Ah! Mamma mia, povero me. Povero me. Guarda Luca, quando dovevamo fare foto noi due insieme, così. Se vuoi mi vesto pure da donna, non è un problema. Okay. È sempre te importante avere la compagnia foto. Delle foto. Cosa ho fatto? Mi metto cappellone anch'io con la riga che non ti piace. Ah, quella riga no, avete visto? Ma comunque ci saranno tanti altri. Filippo Trifone. Luca, quando giochiamo insieme a Kiwi? Ah, ciao Filippo! Ah dai, uno di questi giorni, ora stiamo giocando con Animal Crossing. È molto carino. Filippo c'è una Animal Crossing. No, Filippo non ce l'ha Animal Crossing. Quindi però qualche volta dobbiamo sì giocare di nuovo con Kirby. E qua c'è un altro minerale ferroso. Questa non ha preso abbastanza come minerali. Come minerali non ha reso per niente. Quando sono soltanto 9. Beh, se 9. Ci dai il QR code credo di sì, Mary. Mary, tu sei riuscita a raccogliere dei minerali ferrosi e me li porti? Così io ti do il cocco. Facciamo questo patto, se mi porti i minerali ti do il po'. Sono abbastanza sicuro che si possa fare bene. Thank you.
speso tutto. Pezzo di bambù questo. Non mi ha conservato i minerali, ma devi prendere un po' so. Niente, non gli interessa niente di noi, signoracci. Assolutamente. Come? Mi si è speso tutti i minerali, io ho detto, mi raccogli i minerali in America e niente. Li ha spesi tutti. Oh, fa un culo al tuo cocco, mi ha detto. Se la sei giocato per colpa della foto. Vabbè, niente, che ti ha dato. Sì. Allora, vediamo un attimo. Per costruire questo cosa serviva. Legno duro. Legno duro, che legno duro lo posso ottenere? Legno duro lo posso ottenere. E non gli darò il cocco, basta. Giocate il cocco. Dopo siamo ancora. Io me lo porto in casa. Tanto bello. Andiamo a craftare una pala. Volevo riuscire ad ottenere i 30 minerali ferrosi, così potevo costruire il negozio di Tom Nook. Non c'ho abbastanza legno. Niente da fare, niente da fare. Qui che c'è un'altra farfalla di quelle che io ho. Aspetta che prendo il retino. Ok, dove è quella farfalla? Vista. Può lottare da queste parti, sì. Eccola qua. Luca, penso di crearti una maglia prima o poi. Sì, crearti? Una maglia. Ah sì, una maglia devo fare, però mi devo perdere un po' di tempo. E devo vedere i... alcuni partner. Partner. Non mi piace. Ok, direi di tornare. Oh, che farfallone. Che fatta non vuoi metterci. Che farfallone. Quello. C'è so, uno, un ragazzo su Cherobispo ha creato un pattern bellissimo di Pac-Man. Ma quindi ne crea tre a tanti, quindi voglio vedere un pochettino come. Allora, viola, viola, gialla. Che sto guardando qui. Ma non copiare, createlo. Io non so disegnare. È diversa la cosa, come crei? Ci vuole un pochettino di capacità per crearselo. Vediamo se mi posso creare. Filippo dice: Luca, Noda, tu da Orfe, ha bevuto lo champagne. Di questi tempi di salutamelo, sta allegro. Salutami, Noda Orfe. Un pochettino d'allegria, diglielo che siamo qui su Animal Crossing. Salutamelo. Avrà festeggiato la seconda settimana in quarantena. Infatti. Se ne festeggiamo. Ah.
Io creerò la mia testa pixelata. Non devo copiare nessuno. No, io se trovo cosina carina la copio. Nelle 12 ore di live stream che farò, 11 ore saranno per trovare un disegno buono per la maglietta. Sto rompendo tutti gli strumenti. Andiamo a lasciare l'isola ormai. Ho preso tutto quello che mi serviva. Torniamo a casa. Oppure vediamo, mi servono strumenti. Ah no, ma ci sono gli strumenti spenti. Voglio tornare a casa. Non ancora, io quasi quasi semi di babù. Un altro paio di semi di babù. Mi servono strumenti, mi serve la pala. Sì, una pala la prendo. Sì. Almeno mi prendo i semi di bambù. Semi di bambù. Via al volo. Allora, una pala. Crea. Yes. Spada per ora. Quindi ora con la pala andiamo a prenderci un pochettino di semi di bambù. Germoglio, non semi germoglio. Ok. Perfetto. Quindi moglio preso i germogli, c'è un altro di questa e poi voglio andare. Qui non c'è nulla, non ci sono più pietre, non c'è. Preso tutto. Andiamo. Lasciamo l'isola. Faccio anche il bambù. Voglio tornare a casa. Yes, torniamo. E ora se fa? Ora vado a riposare un pochino. Sono riuscito a fare il negozio di Tom Nook. Ci vogliono troppi minerali. Minerali, ci arrivo. Filippo chiede, Luca, quell'uccello con cui stai parlando è un dodo? È un dodo, sì, ah, sì, sì. È un dodo, sì, un dodo. Bravo Filippo, l'hai riconosciuto. Altre cose, c'è anche Dodo Airline. Sono estinti. Neanche da troppissimo tempo, se non sbaglio. No, da troppo no. Qualche decina di anni, però non troppo, eh. Sì, no, un po' di più di 10, no, di più di 10, perché ancora ci sono dell'epoca i cacciatori che li hanno. Più, sì, anche. Però non più di un secolo, se non sbaglio.
Sì, perché ci sono ancora dei pezzi da collezione, dei dodo, purtroppo. Chi è che li cacciava? Allora, lo vendere no. Pare che non ha nulla da vendere. Ma mai anche il leone, si sta estinguendo, eh? Il leone? Ah, beh, sto nominando un macello. Ormai ci sono solo qualche migliaio di esemplari, neanche tanti. Come l'ippopotamo che si sta estinguendo pure. Grave, i fiori e viole. Allora, c'è una bella foglia. Erba la posso vendere. Ok. Miglia ho 1630, posso viaggiare più. Domani sera Luca avrà la villa, praticamente sì. Volevo anche Tom Nook spostato, però non lo posso ancora fare, giustamente. A proposito, domani avrò un nuovo abitante, quindi. Oh, qui ci sono le palme che abbiamo piantato, gli scocco. Abbiamo piantato, adesso vado a piantare le canne di bambù. Anzi, dove le posso piantare le canne? Perché le canne di bambù sono molto ma molto, dall'altra parte della spiaggia. perché quelle canne di bambù si moltiplicano, quindi vanno a invadere tutto. Quindi, ah, mi conviene a destra invece. A destra c'era uno spazio più libero. Qui c'è proprio una zona un po' più libera, vicino alla cascata dove pianterei. Allora, intanto estirpiamo l'erba e vediamo se nasce. Questo lo taglierei proprio. Quest'albero, via. Via. Cattiveria, facciamo pulizia. Oh, sono seduto sul lato. Sul tronco. Ok, qui piantiamo la prima. Il primo germoglio di bambù, così è certo che nascerà. Questo lo prendiamo. Qui metterei un altro germoglio di bambù. Luca, quelli erano dei porcioni, diceva, sì. Sì, dei procioni. Sono pianto. Qui ne pianto. Un altro. No, forse è meglio qui. Qui un altro qua, no, qui no. Mettiamolo qua, dai. Pianta. Vediamo quali di queste crescerà. Non è che questa qua sia rigenerata, vero? Ah, comunque, Luca, mi è Dimmi. rimasto qualcosa da dire, vediamo cosa dirà. Sta Dimmi, ancora Romeo. scrivendo. Ti ho annaffiato tutte le tue piantine e manco una volta grazie. Ma io non me ne sono accorto, ti ringrazio piccola Mary. Non me ne sono accorto. Grazie. Oh, qui ho piantato un po' di roba, ho fatto tantissimo, basta. Allora, andiamo a conservare tutta questa roba. Manca solo un sistema di cucina avanzato, non è così. Sì, questo non c'è. È l'unica cosa che magari mancava. Bello. Non c'è. Dove Ah,
catalogo di ricette. Non sono falso, Mary, ti ringrazio. Guarda la bacheca, l'ho vista. Come non l'ho vista? Ora vengo. Ora te lo faccio vedere. Tutta quest'isola sarà mia, l'ho vista. Sì, l'ho vista. Posso lasciare messaggi? Sì, certo che possiamo lasciare messaggi. Non li leggere mai in live stream. Allora, intanto devo posare i germogli di bambù. Non i miei in live stream, no. Sino, che possiamo tutta questa roba. Le farfalle, quelle me le posso vendere. Allora, prima di vendere questo, io mi ricordo. Adesso mettiamo nello sgabuzzino pure. Allora, vediamo nello sgabuzzino. No, questo ho sbagliato. Ne avevo posato altri fiori. Tipo viole pure questi. Viole. E quasi quasi quei fiori me le venderei io. Vediamo se hanno un valore o meno. Se conviene vendersi i fiori. Allora, questi posti li posso vendere tutti. Ombrello foglio lo metto nello sgabuzzino per ora. Non ho abbastanza spazio qui. È tutto pieno. Comodo, sì, lo sgabuzzino è molto comodo. Quindi appena fai la casa c'è lo sgabuzzino. Mi sono scordato di costruirmi l'ascia di pietra. L'ascia di pietra come si costruiva? Vediamo. Quella mi serve sempre. Allora, ascia di pietra, abbiamo i progetti. Ascia fragile, quindi ramo e la pietra. E legno normale. Ramo, pietra e legno normale. Perfetto. Prendiamolo dallo sgabuzzino. Allora, legno normale. Y metti in ordine. Perfetto. Metti in ordine per tipo. Sì, Filippo, un bel po' di robaggio accumulato. Allora, perfetto, metti in ordine per tipo. Dov'è la legna normale che non la vedo? Però la legna normale l'ho presa. Sì, ma qua mi sa che sto gioco è un pochettino buggato. Ho perso la legna normale. No, l'avevi usata prima. Sì, sì, ma ne avevo altra. Qui c'è legna dura, legna morbida. E non c'è nemmeno un pezzo di legna normale. Non ha senso. Non l'avevo usata tutta per lo specchio? No. Me l'ero portata con me. Ah, ce l'ho lì, ok. No, perfetto. Legna normale ce l'ho lì. Me la sono portata e sono scordato di metterla nello sgabuzzino. Ok, boomer. Legna normale. Poi che cosa mi serviva? La pietra. I rami, metti in tasca e la pietra. Perfetto, ok. Facciamo. Ma non l'avevo vista completamente la legna normale messa lì. Allora, prima mi devo craftare l'ascia. Era buggato il gioco, dice. No, non era buggato. Non l'ho vista più io. Ma che cazzo è partito? Non è vero. L'assistente Google? Probabilmente sì. Te l'ho detto solo, ecco il gioco si era buggato e mi era partito l'assistente Google. Ed è partito Google, sì. Si è buggato Google in realtà, non il gioco. Perfetto, ho realizzato l'ascia di pietra. Può bastare così perché mi pare che ho realizzato tutto quello che si era sotto, l'ho realizzato di nuovo. 7 anni più giovani. Allora, questo... Adesso il cocco lo vado a piantare. Allora, metti sgabuzzino. Sgabuzzino anche questo.
questo va bene lì. Gambuzzino. Gambuzzino. Questa è la roba che me la vendo tutta. Perfetto. L'unica cosa che non posso ordinare, mettere in ordine come si deve il la borsa. Per esempio, io voglio spostare quella pestaccia, la voglio spostare qui, non lo posso fare. Il messaggio di Mary Bacheca non lo vuoi leggere proprio, eh? Sì, ora lo vado a leggere. Ascia. Ascia. Perfetto. Ora prendo l'ascia di pietra e poi prendo questo. E adesso è l'ordine che voglio io. Perfetto, andiamo a leggere il messaggio in bacheca mentre vado a vendere queste robe. Andiamo a prendere un po' di cocco. Mary conquisterà quest'isola. Tu andrai a rubare tutto, piccola Mary. Tutto andrai a rubare, io lo so. Mary di Oblivia? Oblivia? Perché mi sembra un nome? Oblivia. Hai fatto sempre Oblivia? Come mai questo nome? Mi aspetta che non posso usare gli strumenti. Si poteva fare... Sì, infatti. Io sono maniaco dell'ordine, Mary. Infatti, se tu vedi, vedi come... Almeno questi li voglio mettere tutti qua. Le altre cose va bene, quelli li voglio lì, non esiste disordine. In teoria, se scarichi tutti gli oggetti, puoi scaricare anche gli strumenti. In quel caso, se hai 0 oggetti nell'inventario, basta che prendi in ordine gli strumenti. Sì, infatti prima, no? Ho fatto lo scambio, no? C'è di cocco Big con train. Una cosa. Big train. Allora, come posso aiutarti? Vorrei vendere. Allora, voglio vendere. Intanto vediamo i fiori quando valgono. Questi sono 8, vediamo. Ok. Facendo vendisibile non conviene venderli. Cambiato idea. Anzi, no, vendo tutto, ma sì, tanti fiori non mi servono. Vorrei vendere. Eppure con i fiori posso craftare roba, quindi lasciamoli stare i fiori. Le farfalle morfo blu non mi interessano. Questo lo posso vendere, ok. E i fiori me li conserverò. 8000 stelline, perfetto. Pare fatto. Grazie a te, ciccio. Oh, hai piantato i fiori? No, li ho rubati dall'isola i fiori. Vediamo se si possono piantare ora. Posiziona. Eh no, si risultano solo come vasi. Ascia. Niente, risultano come semplici vasi. Vado a piantare il cocco invece. Andiamo a piantare il cocco anche qui. Uniamoci di pala. Pianta. Ecco qui. Questo è un acido di cocco, mi darebbero fastidio. Ne lascio soltanto due perché poi sarebbe un po' eccessivo. Magari qui bisogna prendere un altro cocco. Cocco bello. Io sono un maniaco dell'ordine. Cocco, metto bello. Tutti gli alberi in fila. E un tempo nascono tutti. E il cocco. E li farò nascere tutti. Cocco. Non tanto, un po' di disordine del cocco ci sta. Pianta. Perfetto, è un po' tutto irregolare, quindi
no. Che è troppo vicino. Ok. Allora, inizia a piantare cocco. Altre uno. Ah, pure sai che ti dico? Sono tipo queste sporgenze, così non mi piace. Io sarei dell'idea. Perché? Perché guarda, siccome c'è questa rientranza, io lo metterei così. Uno per ogni rientranza. Invece di farlo ordinato. E siccome la spiaggia è irregolare, quindi... Ok, uno per ogni rientranza. Adesso faccio una specie di rientrante pure qui, magari anche così. Pianta. Anche questa. Ce ne vuole uno qui. Ci vuole un altro qui. No, questo lo lascio. Lascio se viene qualche amico, me lo devo regalare pure un po'. Prima o poi. Questo se torna meglio. Conservalo per me. Non darlo a nessuno. Tanto ce ne saranno tanti altri cocchi che raccoglierò. Infatti quando ne nasceranno, figurati. Tu mi stai dicendo che quando avrai tu il gioco avrò già tipo una metropoli ricostruita. Hai voglia di rubare cocco, hai voglia di prendere cocco. Ma io spero che... No, lo conserva per me, Ganondorf, mi dispiace. Spero uno di questi due... Non ci sono favoritissimi, ma questa volta ci sono favoritissimi. Ah, ci siamo. Allora, andiamo... Viaggi non ne posso fare più. Quindi, basta, direi per ora mi riposo. Per ora mi riposo. Già ho fatto... Mezzo anima, mi manca la scala, se avevo la scala potevo fare qualche altra cosa in più. Che ora sono? Le 22:00:22. Mary, mi devi dire tu. Come ti senti oggi? Tu vai online o ti faccio ride? Dipende no, non fare ride perché vado mi piede veloce e poi dopo torno. Però devo vedere se Mary. Vedete. Perché se c'è porto Mario 64. Che bello signoraggi, vedi che bella questa cascata signoraggi, ma devo salire là sopra. Che bello. Beh, 10 minuti dopo Luca, quando... Sì, io sto staccando. Sì. Devo solo... Devo vedere a chi fare i raid. Quella cosa veloce, vado online. Anzi, pesco quest'ultimo pesce che è strano, qui non ne ho mai visti nel lago i pesci. Perlomeno, non così grossi, non me ne ricordo. E fatto questo pesce, stacco. Ehi, pesce! No, non credo che Luca stia finalmente. L'ho perso, anche se forse oggi è la prima volta che vuole rimanere tipo avere un corpo senza sentire la stanchezza. Ah no, non la sento la stanchezza, perché giustamente per ora devo riposarmi un pochettino. Chiaramente, poi è troppo. Ah, allora. Vediamo a chi posso raidare. Magari una ruota e l'ho persa, porca miseria, mannaggia. Allora io già vi saluto ragazzi, vai. Dopo allora. Dopo nel senso 10, il tempo di cambiare le prese. Ho capito. Tutto. Allora faccio ride. Ciao, e ragazzi. Ci vediamo, ok. Allora, ride a chi? Ciao Luca. Ciao, grazie per essere passato, per la compagnia, di tutto. Vai.
bomba, radiolagna. Andando prima di andare, cerco di capire a chi poter fare un ride, quindi cerco un attimino di vedere i canali che io conosco che ci sono. C'è Retro Lovers, il Tanzen, c'è il Pacione, penso che fosse il Pacione. C'è Select Me Play, ogni volta mi cercano sempre. Ok, dai, andiamo da Select Me Play. Ok, segui ride. Allora, Select Me. Ma c'è anche Zombie? Allora dai, faccio un piccolo ride su Zombie. Zombie non me lo...